Bene, buongiorno, benvenuti, benvenute. È bello ritrovare, dico, ho uno sguardo d'insieme da questa prospettiva che è meraviglioso perché rivedo, ricomporre i pezzi di un puzzle. Noi ci siamo nelle ultime settimane, in particolar modo poi si è intensificato il nostro incontro, visto che proprio è il titolo del progetto che ci accomuna e per il quale siamo qua. E ci siamo incontrati, dicevo, nelle varie sedi virtuali, ecco, a distanza non virtuali, e adesso siamo veramente invece tutte qua compresenti. È una rappresentanza almeno perché siamo oggi qui a concludere un percorso che ha visto coinvolte cinque istituzioni scolastiche che provengono da territori variegati della nostra regione e che proprio in nome dell'incontro hanno scelto di condividere un percorso di ricerca, di studio, di conoscenza soprattutto, che ha come tema il ruolo della figura femminile all'interno di diverse culture, ma diciamo non tanto il ruolo in sé, ma nella relazione con l'altro genere, in una relazione che noi auspichiamo sempre essere di pace, di condivisione, di comunione e di crescita comune, ahimè, purtroppo, non sempre si realizza in questi termini. Questo progetto, cercherò di andare con ordine, nasce, lo voglio ed è doveroso ricordarlo, nasce in attuazione di un avviso del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che riguarda il punto 5.2 del piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. E quindi ha come finalità quella di promuovere e avvicinare gli studenti e le studentesse ai temi legati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza sessuale e di genere. Questa tematica è una tematica particolarmente importante per il mondo della scuola, perché è proprio nell'età dell'adolescenza che si determinano quei modelli comportamentali, anche quelli negativi, di violento, di vittima, di soccombente nella relazione piuttosto che di dominante. Quindi è una nostra precisa responsabilità aiutare i giovani invece ad orientarsi verso una coscienza di rispetto reciproco che ovviamente è trasversale a tutti i generi e a tutte le culture, ma che ancora di più deve riguardare il rapporto tra i due generi. E il nostro progetto poi, in particolar modo, si è arricchito di una prospettiva nuova. Nuova non in sé, ma nella modalità, diciamo, di esaminare il fenomeno. Vale a dire, abbiamo preso atto del fatto che la Sicilia è una terra di approdo e di accoglienza. Questo incontro, quindi, tra civiltà e tra culture diverse, diventa
talvolta ancora più critico proprio quando si uniscono questi due momenti dell'incontro tra culture e civiltà e l'incontro anche tra generi diversi. I fenomeni, ahimè, di cronaca sono tanti e tante volte notiamo anche come molti incidenti, no, e molti episodi di violenza nascono proprio da una confusione, no? Nei ruoli anche e da una misconoscenza delle rispettive prospettive culturali. Questo progetto non si è svolto soltanto all'interno delle scuole, ma ha visto anche la collaborazione esperta di un gruppo di donne che fanno parte della Biblioteca delle Donne dell'UDI. Noi ci siamo relazionate con la sezione di Palermo e con noi hanno collaborato e hanno guidato anche dei momenti formativi con le docenti, ma anche all'interno delle scuole, in videoconferenza con le studentesse e gli studenti. Con noi hanno collaborato la professoressa Pasinati, Stella Bertuglia, Daniela Dioguardi e anche la professoressa Concetta Sala e Gisella Modica. Leggo per non dimenticare, perché mi conosco bene, però no, non voglio dimenticare nessuno. Poi abbiamo avuto modo di confrontarci ed è stato veramente molto arricchente con due figure maschili. E lo dico non a caso, perché invece sono state veramente significative. Il dottore Pavan, che è intervenuto nel seminario iniziale che si è svolto al Maria Adelaide nella scorsa primavera, e il professore Abdel Karim Anaci dell'Università Core di Enna, con il quale abbiamo avuto veramente modo di confrontare ecco, le due culture, le due prospettive culturali diverse. E abbiamo trovato tra l'altro una grande apertura. Non a caso poi lui è sposato con una donna italiana, quindi veramente incarna proprio questo modello di incontro e di rispetto. E poi abbiamo avuto anche la testimonianza, se ricordate, di Nadine Abdia, una mediatrice culturale che opera qui a Palermo, ma anche nei luoghi di accoglienza. Il tutto con il patrocinio, se così possiamo dire, e la guida dell'Ufficio Scolastico Regionale, che è in questo caso partner e tutor, potremmo dire, di questo progetto. Hanno collaborato con noi alla progettazione e alla realizzazione di questo percorso due dirigenti tecniche, la dottoressa Fiorella Palumbo, che è oggi qui con noi, e la dottoressa Melina Bianco, per nuovi impegni istituzionali assunti nelle ultime settimane, non ha potuto oggi essere qui. E con noi è la nostra direttora generale, la Maria Luisa Altomonte, alla quale vorrei anche dare un nostro saluto. Una madrina speciale, vorrei dire, anche di questa. Di queste. No, io so che lei non è qua soltanto in veste istituzionale, perché si fa grande promotrice
della crescita culturale delle giovani generazioni in questo versante, e noi le siamo veramente grate per questo impegno di promozione che ci conforta, insomma, e ci guida. Non vorrei dilungarmi oltre, però è chiaro che non posso non ricordare l'impegno fondamentale per la realizzazione di tutto ciò che in parte noi oggi vedremo sintetizzato, che non avrebbe potuto essere tale se non sotto la guida amorevole, cioè no, non soltanto professionale, ma hanno lavorato con impegno, convinzione e col cuore di tutte le docenti che hanno fatto da tutor in questo progetto, e senza ovviamente la collaborazione delle dirigenti delle scuole, che vorrei salutare fin da ora, e che poi probabilmente, anzi sicuramente, quando si avvicenderanno le singole scuole, avranno modo anche di dare il loro saluto. Vedo in prima fila, non ci siamo potute salutare ancora, Giovanna Messina, che è dirigente del CPA di Messina, quindi una realtà molto importante proprio in merito all'accoglienza anche di minori non accompagnati, di adulti di varia nazionalità. Poi abbiamo la collega Giovanna Piccitto dell'Istituto Superiore Ferraris di Ragusa. Abbiamo la collega Rosanna Cocchiara dell'Istituto Comprensivo Boccone, Silvio Boccone di Palermo. Con noi purtroppo oggi non è riuscita ad essere presente la dirigente Graziella Fazzi dell'Istituto Comprensivo di Real Monte, perché purtroppo si è verificato un inconveniente, insomma, che non le ha permesso di essere qui con noi. E credo di non dimenticare nessun'altra istituzione. Ultimo e non ultimo, è doveroso per me ringraziare anche la segreteria e l'ufficio tecnico dell'istituto che dirigo, del Maria Adelaide, dell'Educandato, perché hanno lavorato al coordinamento di tutto e alla realizzazione anche di questa mattinata. La direttora avrà modo poi anche di dire di un bel corollario, che non è un corollario, ma noi desideriamo che sia invece un punto di partenza anche di una nuova istituzione e di una nuova attività proprio nell'ambito territoriale. Lascerei la parola prima che alla direttora. Ovviamente è chiaro che nulla sarebbe potuto avvenire se non grazie al lavoro degli studenti, delle studentesse che sono qua. Ciascuno delle quali, dei quali ha dato veramente un contributo eccezionale, perché abbiamo assistito a lavori di qualsiasi, veramente, di tante, di un'originalità e di una varietà particolare: filmati, teatri, canti, fiabe, narrazioni, mostre, veramente di tutto e di più. Lascio la parola alla dottoressa Palumbo, che si farà portavoce dei saluti di alcune istituzioni che hanno collaborato al progetto in maniera,
con il loro patrocinio, con la loro partnership, ma che oggi non possono essere presenti. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per la bellissima presenza della rappresentanza delle scuole. Abbiamo visto dei lavori veramente stupendi. Abbiamo fatto i complimenti a alcuni produttori di disegni. Ovviamente i lavori sono di grande intensità e di grande significatività e questo per noi è estremamente importante, perché questo vuol dire che i percorsi realizzati hanno lasciato delle tracce e noi ci auguriamo che continuino a determinare cambiamenti e crescita. Io in realtà porto i saluti dell'assessorato regionale alla famiglia che collabora con l'ufficio scolastico regionale sullo sviluppo delle politiche a tutela della differenza di genere e che ci fa vedere come ufficio scolastico regionale in rappresentanza delle scuole come partner in diverse attività, non ultima quella del forum sulla differenza e contro la violenza di genere, che è uno spazio privilegiato all'interno del quale si cerca di dare attuazione alla legge regionale, la numero 3 del 2012, che proprio vuole mettere in atto tutta una serie di politiche a tutela, a favore, sulla diffusione dell'informazione, sulla comunicazione, sulla formazione. Quindi in questo senso per l'Ufficio Scolastico Regionale questo è un partner importante perché mette in collegamento le realtà di diverso tipo, la scuola, ma anche la politica regionale, ma anche la sanità, ma anche la magistratura, la polizia, quindi tutti quei soggetti che istituzionalmente sono chiamati a sostenere le differenze, le problematiche che sono presenti sul tema. Oggi doveva essere presente il dottor Mario Candore, che è il dirigente generale dell'assessorato famiglia, e voleva essere presente per dare un suo contributo rispetto all'iniziativa, ma anche perché la nostra direttora generale ci darà notizie della costituzione di un organismo che avrà appunto la funzione di raccogliere a livello regionale dati, informazioni e buone prassi. L'assessorato famiglia sarà uno dei componenti di questo organismo, io non ve lo anticipo, poi ve lo dirà la dottoressa Altomonte. E quindi porto i loro saluti, la dottoressa Salvato, che sarà la persona individuata quale componente di questo organismo, sarà con noi poi presente all'interno dei gruppi di lavoro che si costituiranno. Mi ha raccomandato di portare i suoi saluti e le riferiremo poi di tutte le attività che verranno presentate all'interno di questa giornata perché possa essere lontana, presente anche se lontana, e potrà condividere con noi tutte le attività. Io ho concluso, vi ringrazio però perché siete veramente una bellissima platea, di questo ve ne siamo enormemente grati. Grazie. Bene, la dottoressa Altomonte. Mi fai? Prego, no. Dovevi dire No, no, qualcosa? no, no, prego, prego. No. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno soprattutto ai ragazzi e alle ragazze. Buongiorno soprattutto a Mary, che ho conosciuto, Mary si chiama, no? Che ho conosciuto un momento fa e che è una bambina splendida. Io ringrazio per l'invito. Ringrazio Angela Randazzo e le presidi le dirigenti scolastiche delle scuole della rete. È un invito che ho molto gradito e ho fatto di tutto per essere presente perché l'Ufficio Scolastico Regionale è fortemente interessato a quelli che mi paiono essere i due temi fondamentali del progetto. Il progetto intreccia in realtà
due problematiche. Quello dell'interculturalità, quindi della presenza di alunni stranieri, bruttissima parola, bisognerebbe cercare un neologismo in modo che la si distrugga per sempre, è la tematica della subalternità femminile, della violenza contro le donne. E io direi che sono temi importantissimi. E dall'approccio e dalla soluzione a queste problematiche io credo si possa misurare il grado di civiltà di un paese. E si tratta, per raggiungere una soluzione, ammesso che ci sia un punto di arrivo nell'affrontare queste problematiche, voglio dire, ci vorrà molto tempo, però ci sono delle cose che si potrebbero fare subito. Parlo dell'intercultura e più in generale del fenomeno dell'immigrazione. La legge sullo ius soli. Noi abbiamo splendidi ragazzi e splendide ragazze fin dalla scuola dell'infanzia che aiutiamo a crescere trasmettendo loro anche i nostri valori, dico anche perché non credo che siano valori, i nostri siano valori assoluti e che contengano appunto la verità assoluta. Questo può essere un discorso di fede, di religione, ma essendo la scuola laica, io comunque trasmettiamo loro i nostri valori, proponiamo i nostri piatti, la nostra moda, sono amiche, amici dei nostri figli, sono nati qui. Ecco, io trovo che a prescindere da ogni valutazione di ordine etico, se è una questione di semplice buonsenso, è una questione di semplice buonsenso. E mi piacerebbe, probabilmente poi perdo il posto di lavoro, ma ormai sono vicina alla pensione, quindi anche se mi cacciano via, non... mi piacerebbe che dalla scuola, ma non dalla scuola nella parte adulta, ma dalla scuola, da voi ragazzi e ragazze, partisse questa richiesta, che vi faceste sentire questo che credo sia un vostro desiderio, sempre che lo sia un vostro desiderio. Passo all'altro tema, quello che credo sia stato maggiormente trattato da quel che capisco dall'introduzione di Angela e anche dal lavoro del CPA di Messina, il tema della condizione femminile. Prima c'era la situazione meridionale, condizione femminile, sono tutte le condizioni dei poveri, cioè dei negletti. Ecco, noi siamo presi in questi giorni da un dibattito che rasenta, a mio avviso, il grottesco, in ordine alla sottile distinzione fra avance, molestia e violenza. Ecco, io dico, per cortesia, smettiamola, diciamo, ci sono cose ben più serie, ben più gravi, che dovrebbero, credo, attirare la nostra attenzione. Quel che diceva Angela è giustissimo. Il problema della subalternità della donna e anche quindi della violenza contro la donna è un problema culturale, è un problema anzitutto educativo, con riferimento alle ragazze, ma anche e forse direi soprattutto ai ragazzi, che vedo
pochi rispetto alle ragazze, che ringrazio molto per aver partecipato a questo progetto. Quindi io ritengo che non sia una, non debba essere una scelta, come dire, velleitaria o un optional, muoversi in questa direzione. Io credo che sia dovere, un dovere preciso della scuola, educare alla parità, dice il Dipartimento, ma meglio piuttosto che niente, diciamo, e quindi al rispetto e quindi al sentimento. Bisogna educare, credo, i ragazzi e le ragazze a gestire le emozioni, a distinguere le emozioni, i sentimenti dagli impulsi, a dominarli anche e soprattutto nella relazione del ragazzo nei confronti della ragazza, perché gli atti di violenza non sono, come talvolta ci dicono, momenti di follia, perché non, nessuno esce pazzo all'improvviso. Dietro un atto di violenza c'è una serie di fattori, anche esperienziali, di vita vissuta, di botte subite magari, o viste praticare, cioè c'è un fatto educativo. Quindi è da qui che bisogna partire, direi addirittura dalle scuole dell'infanzia, se possibile. E al fondo, e io chiudo, dopo aver detto, poi finisco anzi con le cose che tutte e due mi hanno detto che devo dire, e ve le dico a conclusione, perché sennò poi le prendo. E tutto questo voi potete realizzare se vi sentite protagonisti e protagoniste della vostra vita. Una cosa che vi invito veramente a fare è non sentirvi il centro del mondo, perché non siete il centro del mondo, però siete energia che può cambiarlo il mondo. Io l'altro giorno ho visto un film, stupidissimo forse, un vecchissimo film, che si chiama Passa il favore, cioè di un ragazzino, l'avete visto? Di un ragazzino che recepisce la lezione che fa questo maestro, che gli dice: ragazzi, voi dovete muovervi, dovete cambiare le cose, bisogna agire, bisogna pesare nella vita e nel mondo. Questo ragazzino prende le parole alla lettera e comincia non a fare opere di bene, ma fa una serie di tentativi per risolvere dei problemi anche relazionali nel suo paese e nella sua famiglia. Ci riesce, perde la vita, ma questo non lo diciamo perché non c'entra niente nel discorso che voglio farvi, perde la vita, e quando muore tutta questa gente che sa che ha avuto un aiuto da lui si raccoglie vicino alla sua casa per rendergli omaggio con un mazzo di fiori. È una cosa che capisco un po' patetica forse, però è significativa di questo modo di, se volete, di aggredire la vita, di saperla guidare per come voi volete. Per fare ciò bisogna appunto essere consapevoli di se stessi e avere degli obiettivi e sentirsi, ripeto, protagonisti, non subire. Questo so che potrebbe addirittura andare contro l'idea
della legalità. Tutti i progetti che si fanno sulla legalità, rispetto delle regole, le regole vanno rispettate, ragazzi e ragazze, però sappiate che ci sono delle regole giuste e delle regole sbagliate. Sappiate che il nazismo si è fondato su regole, il fascismo si è fondato su regole. Io spero che poi le dirigenti scolastiche, le insegnanti vi facciano meglio capire quel che voglio dire. Però l'esasperazione. Sì, però voglio dire, la forza e la consapevolezza di dover reagire di fronte ad un sopruso, ad una ingiustizia, ad una discriminazione del ragazzo o dell'uomo contro la donna o dell'italiano contro lo straniero, bisogna che voi l'abbiate. Ovviamente con sistemi dialoganti, pacifici, aborrendo la violenza, ma bisogna che questa reazione l'abbiate. Finisco qui e dico che il progetto prevede la Costituzione, è una cosa molto... molto interessante, perché siamo abituati spesso a fare progetti che lasciano il tempo che trovano, finisce il progetto, ci salutiamo e finisce tutto qui. Invece noi costituiremo, dico noi perché fra i componenti c'è anche una rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale, un osservatorio regionale permanente, composto da rappresentanti, dicevo, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Assessorato alla Famiglia, Famiglia, Politiche Sociali, eccetera, dall'UDI, che ringrazio per essere ancora una volta con noi a lavorare, e spero che ormai siamo gemellati in eterno, ecco, per quanto possa... fin quando ci sono io sicuro, poi non garantisco, e dalle dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno realizzato il progetto. Questo osservatorio deve favorire la diffusione di azioni di prevenzione e contrasto della violenza, favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, cose che vi dico subito, in Sicilia è molto difficile, perché il meridionale è per natura un po' egocentrico e poco incline alla condivisione, è geloso di quello che fa e invidioso di quello che fanno gli altri. Questo è in sintesi quello che succede. Monitorare quindi gli interventi e le azioni realizzate attraverso una raccolta sistematica di dati e attivare collaborazioni con ambasciate, consolate di diversi paesi che insistono in aree geografiche di specifico interesse. Io penso va bene così, se avete qualcosa da aggiungere. Io adesso sono curiosa di sentire il racconto di questo progetto e di sentire, scusatemi, soprattutto le voci dei ragazzi e delle ragazze. Grazie. E le diciamo subito che non sarà, che le sue attese non saranno tradite, perché noi che conosciamo i lavori sappiamo bene che sarà felicemente confortata dalla qualità dei lavori e delle testimonianze. E per un fatto così ci siamo dati un criterio, abbiamo deciso di iniziare dalle scuole del primo ciclo, dalle produzioni dalle documentazioni delle scuole del primo ciclo, e quindi invito l'Istituto Comprensivo Boccone con la dirigente scolastica e la rappresentanza di alunne e alunni
che sono presenti. Io ruberò pochissimo tempo perché appunto voglio fare parlare loro, le protagoniste e i protagonisti di questi lavori. Soltanto così due piccole riflessioni personali, ecco, perché chiaramente questo ha arricchito e ha formato anche noi dirigenti, che nella ricerca sempre delle nostre mission, delle nostre vision, no? Maturiamo di giorno in giorno e riflettiamo. Ora, la mia riflessione è questa, in brevissimo. Io nasco come dirigente 5 anni fa, dopo più di 20 anni di insegnamento nei licei classici, latino e greco, e quindi in scuole, per così dire, di centro, no? Scuole ben diverse. Mi si è aperto un orizzonte quando sono arrivata alla Silvio Boccone in via del Vespro, una situazione, dato che abbiamo un pubblico di tutta la Sicilia, un contesto che io chiamo di semiperiferia. Non siamo in periferia, siamo agganciati al centro storico, quindi questo ci consente di avere la fortuna di avere tanti ragazzi di origine non italiana. E quindi quello che mi ha colpito e che mi ha arricchito in questi anni, ed è stato il mio veramente filo rosso di questi miei anni di dirigenza, è stato questo: entrare in queste classi e vedere che non c'era differenza tra dentro e fuori. L'incontro di civiltà, che è poi secondo me il motivo di fondo della nostra, di questi nostri anni di vita, è appunto nella mia scuola, nella scuola che dirigo, si realizza ogni giorno. Non abbiamo bisogno di cercarlo fuori, è nelle nostre classi, lo si vede adesso ad occhio nudo, no? Vedendo i nostri ragazzi meravigliosi seduti qui, è nelle nostre classi. Quindi i nostri ragazzi, come dicevo poco fa la direttora, hanno la fortuna ogni giorno, a prescindere da quello che accadrà e dagli stimoli dati dai loro insegnanti, hanno la fortuna di crescere bene. Perché cosa c'è? Per me la misura maggiore, l'occasione maggiore di crescita è il confronto, lo stare insieme, no? E quindi loro crescono bene insieme ogni giorno, hanno l'opportunità di incontrare un minore, sigle bruttissime, siamo così, no? Perseguitati da acronimi terribili, di questi ragazzi non accompagnati, cioè di ragazzi che arrivano in Italia senza parenti, e hanno la possibilità di sentire la loro storia in diretta, senza il filtro dei media, no? E quindi scoprire che al di là del viaggio in mare, che quella è l'ultima tappa di un'odissea che inizia anche 6 mesi prima, 7 mesi prima, che vede l'attraversamento del Sahara, il dover affrontare tante e tante avventure, lo vivono in diretta. Ecco, qui c'è la professoressa De Caro che fa così, perché pochi giorni fa è arrivato uno di questi ragazzi, che quindi spontaneamente poi raccontano la loro storia, quindi la storia in diretta, la storia in diretta che gli permette di crescere. Quindi quello che è un po' una mission che mi proporrò in futuro nella mia carriera sarà quello di far sì, e quindi all'osservatorio spero che ci dia anche questa possibilità, che questa misura di scuole veramente ricche, eterogenee, chiamiamole così, si possa realizzare in tutta la città, in tutte le parti della città, nei piccoli centri magari già è diverso, perché io avendo vissuto in diretta, ecco, questa diversità tra scuole, per così dire, le chiamo di centro e scuole di periferia o semiperiferia, noto che c'è molta differenza. Riflettiamo che dalle scuole di centro spesso viene la futura classe dirigente, che quindi rischia di essersi perso un pezzo di storia, perché studiarle attraverso i libri non è la stessa cosa, e per quanto gli insegnanti possono essere validissimi, ma ecco, i miei insegnanti sono in gambissima, sono anche fortunati, dico io, perché hanno subito, hanno un contesto che li agevola a parlare, a portare avanti determinate cose in diretta. Quindi questo brevemente volevo dire, ringraziare tutti per gli stimoli, sempre anche le esperte, alcune sono qui presenti, perché diciamolo, è stato un momento, è stato bello questo progetto, perché prevedeva tutto, cioè prevedeva la formazione e poi subito la realizzazione, quindi mentre noi andavamo avanti le docenti avevano questo supporto, quindi qualsiasi dubbio, no? Stimoli, dubbi risolti, come facciamo, come andiamo avanti, stiamo sbagliando, non stiamo sbagliando, e questo è avvenuto grazie alla professionalità veramente di tutti, quindi è stato un progetto bello in tutte le sue parti.
ringraziarti. La videoconferenza è stato un momento bellissimo, no? Avevamo quasi paura di affrontarlo perché era la nostra prima videoconferenza, quindi abbiamo messo alla prova tutte le tecnologie acquistate in questi anni, ma ha funzionato ed è stato bellissimo, no? I ragazzi erano emozionati all'idea che erano in diretta con Messina, Ragusa e tutti quanti lì che parlavamo. Quindi questo è stato anche un altro aspetto bello, insomma è stato bello in tutte le sue parti, è bello in questo risultato finale dell'osservatorio in cui veramente speriamo tanto per poter fare un lavoro che adesso si possa diffondere. È andato bene le singole scuole, ma adesso ci dobbiamo veramente impegnare a far sì che tutto ciò si vada oltre. Ed è vero, la Sicilia purtroppo ha questo brutto vizio, ognuno si tiene per sé le cose, no? L'ho vissuto all'università quando studiavo all'università, l'ho vissuto a scuola da docente, quasi che fosse geloso delle proprie cose. Invece lì non va bene questo, dobbiamo veramente, le nuove generazioni lo devono fare, ormai loro sono per fortuna più cittadini del mondo, quindi si spera che maturino questo approccio al mettere a disposizione, al lavoro d'equipe, al lavoro insieme. E questo progetto ha dato subito questo approccio, no? Di un lavoro di equipe in cui tutti, ognuno per la sua parte, ha dato un contributo. E finisco qui, ricordo così per una mia nostalgia del latino e greco, una parola bellissima, anche se poi invece l'italiano l'ha sfruttata male, che è la parola xenos, che avevano i greci, e la parola anche latina, perché poi i latini, insomma, anche loro se la cavavano, no? Con la parola hospes. E sono due parole belle perché la parola xenos, benché noi la traduciamo banalmente straniero, invece indicava tutti e due gli stranieri, che quando ci si incontra siamo stranieri tutti e due, ok? E quindi è come l'hospes, no? E infatti la parola italiana ospite, noi la traduciamo male, perché l'ospite è sia chi ospita e sia chi ospitato, e la parola xenos significava questo. Noi invece niente, abbiamo diviso, ci dovremmo inventare una parola, sarebbe bella, una parola che come il latino e il greco, e sono sicura che ci sarà in arabo e ci sarà nelle altre lingue qui presenti, anzi ci proporremo di vedere in arabo come, possa racchiudere a specchio, quindi, perché quando ci si incontra si è entrambi sconosciuti e bisogna conoscersi. E speriamo, ecco, come dicevo l'altra volta alla videoconferenza, io credo molto nell'incontro di civiltà, ritengo che sia veramente la chiave di lettura dei nostri giorni. Dicevo, un'immagine così che mi è venuta fuori, io ritengo che veramente loro, questo incontro di giovani donne, giovani uomini che vengono dall'Africa, dall'Asia, stanno riuscendo a togliere un po' di polvere, come ho detto l'altra volta, dalle nostre teste di europei, troppo impolverate da troppo tempo. Quindi li dobbiamo soltanto ringraziare, e appunto lo Ius Soli è quello, il primo obiettivo che ci dobbiamo porre davvero per cambiare seriamente. E adesso io lascio le parole a questi lavori bellissimi. Voglio dire anche questo, che vedete qui abbiamo una rappresentanza, i ragazzi coinvolti effettivamente sono stati una quarantina, ma in realtà sono molti di più, perché il lavoro è passato attraverso tutti i consigli di classe, quindi considerate che noi abbiamo 9 sezioni di scuola media, ma anche la scuola elementare in qualche maniera è stata coinvolta, anche l'infanzia, perché comunque il progetto è stato condiviso nei dipartimenti che sono misti nella nostra scuola, quindi insegnanti si riuniscono per assi e sono presenti insegnanti dell'infanzia, della primaria e della media, e quindi discutono delle cose insieme. E loro oggi qui presentano, prima la professoressa Rollo e la professoressa Rovituso presenteranno un lavoro, cioè che è il risultato un po' del loro lavoro. Abbiamo voluto darvi un saggio insieme, perché è difficile, i prodotti sono tantissimi, anche lunghi, più o meno lunghi, allora abbiamo pensato, dato che il tempo era poco e ci tenevamo a farvi vedere un po' tutto, di realizzare questi due lavori, perché si sono divisi in due gruppi di lavoro, diciamo così, va bene, che poi hanno interagito. Quindi il primo, professoressa Rubituso e Rollo parleranno, e poi parleranno le professoresse, la professoressa Lombardo, De Caro e Mazzarella. Grazie. E allora, buongiorno a tutti, sono la professoressa Anna Rollo dell'Istituto Comprensivo Silvio Boccone. Vi ruberò poco tempo perché, insomma, molte cose sono state dette dalla mia dirigente e anche dagli interventi precedenti, per cui e poi vorrei che il lavoro che abbiamo fatto lo presentasse Cecilia, che è stata una, insomma, delle protagoniste, diciamo, di quello che abbiamo fatto, del percorso che abbiamo fatto. Io volevo semplicemente dire una cosa: noi abbiamo realizzato un piccolo video con la professoressa Rovituso che abbiamo chiamato il cammino delle donne. Perché il cammino? Per noi è stata una parola chiave, è stata, diciamo, un po' il comune denominatore del nostro lavoro, perché abbiamo voluto proprio realizzare, riprodurre
geograficamente, quasi come dire, materialmente, il percorso che fanno queste donne che raggiungono le nostre coste, i nostri paesi. Però accanto a questo cammino, diciamo, reale, faticoso, perché come abbiamo già detto attraversano il deserto, attraversano il Mediterraneo, c'è anche un percorso interiore. E allora ci siamo soffermati su questo, cercando di far rivivere anche con immagine, con parole, insomma, ai ragazzi, alle ragazze, questo iter molto faticoso. Ci siamo in maniera anche molto semplice, perché abbiamo voluto veicolare questi concetti a ragazzi della, e a ragazze della, della scuola media. E tra l'altro le immagini arrivano sempre dalla televisione, entrano nelle nostre case, e volevamo avviare una riflessione seria per evitare che queste immagini vengano a volte liquidate con commenti, diciamo così, veloci o superficiali. Per cui non troverete niente di nuovo se non la volontà di, diciamo, in qualche modo rendere partecipi di questo dramma. Ci siamo anche soffermati poi sulle donne, sul femminicidio, insomma, su questa, diciamo, sulla punta di questa violenza, che come ho detto, insomma, abbiamo detto nella videoconferenza, è soltanto l'iceberg di una violenza molto più diffusa, per cui ci siamo accorti che bisogna lavorare molto con i ragazzi per far percepire invece una violenza ancora subdola, che forse è quella difficile da combattere, perché non facilmente da tutti riconoscibile, forse anche con la complicità della donna, complicità tra virgolette, insomma. Crediamo molto che le donne possano segnare questo incontro di cultura, e allora abbiamo cercato di fare questo, diciamo, come dire, questo iter parallelo, insomma, tra le donne cosiddette straniere e le donne europee che subiscono ancora questo, e forse il cammino si può fare insieme. E le storie che sentirete sono tutte tratte dalla cronaca, sono storie vere, più o meno recenti, perché a quelle ci siamo ispirate, perché volevamo dare appunto un momento di riflessione partendo dalla realtà. E poi vorrei che fosse Cecilia, ora cedo la parola a Cecilia, che vi dirà meglio cosa abbiamo fatto. La vita è un viaggio verso la meta che le generazioni spostano sempre verso orizzonti più lontani. Un viaggio attraverso i cieli, i mari e attraverso strade tortuose. Ma la vita è anche un viaggio dentro noi stessi, per superare i confini del cuore e della mente, delle differenze e del pregiudizio. Per quanto diverse, le donne di tutto il mondo condividono i condizionamenti di sistemi patriarcali, che in tutte le epoche e in modi diversi ne hanno condizionato l'esistenza, impedendone la piena realizzazione e la libera espressione. Alle donne, da sempre in cammino, spetta oggi il compito di favorire l'incontro tra le varie culture, di costruire relazioni umane in grado di liberare donne e uomini da stereotipi e modelli precostituiti. Il lavoro che stiamo presentando contiene anche alcune riflessioni sul fenomeno delle migrazioni. Fenomeno controverso, per alcuni causa di problemi, per altri occasioni di opportunità di crescita e sviluppo. Per addentrarci meglio nella questione, abbiamo privilegiato l'analisi della realtà, partendo da noi stessi, immaginandoci in altre latitudini, costrette da guerre o povertà, a fuggire alla ricerca di nuove opportunità. Il percorso è cominciato l'anno scorso e si è intrecciato con altri due progetti. Intanto La scuola racconta una donna, ma anche Palermo non tratta. Infatti quest'anno abbiamo anche aderito alla manifestazione Io non tratto, è stato un momento di crescita bellissima anche questa riflessione. Abbiamo cercato di calare la progettazione all'interno del curriculare, quindi rispettando la programmazione della seconda media, in quel caso della terza media di quest'anno. L'anno scorso, quindi, partendo da un intervento della nostra amica Daniela Dioguardi, abbiamo abbiamo fatto un excursus con i ragazzi sul patriarcato, dal mondo greco all'illuminismo, e dando uno sguardo, perché la geografia della seconda media è quella dell'Europa, dall'Europa l'Italia, con il focus finale sulla Sicilia, quindi sulla realtà locale. Quest'anno abbiamo ripreso il nostro lavoro e siamo passati dalla Sicilia al mondo, e stiamo vedendo adesso l'Ottocento e il Novecento, ed è un lavoro che è ancora in divenire.
perché deve accompagnare la storia, non deve essere in più, deve essere dentro la storia, per cui abbiamo scritto una rappresentazione che si chiama Il mondo è donna, che realizzeremo alla fine dell'anno, siete tutti invitati, come diranno i ragazzi nostri. È stata un'esperienza meravigliosa, un successo, il fatto proprio, al di là di tutti i messaggi che abbiamo dato, il fatto proprio di vedere i ragazzi e le ragazze che lavorano senza alcuna differenza nella valorizzazione delle loro differenze, cioè ci ha commosso. Io mi commuovo sempre quando vedo loro alla fine, anche se ci stanchiamo, ci affatichiamo, poi ci sono dei momenti in cui ci commuoviamo, perché sono di una bellezza nello sguardo, quando vedrete anche il video, che dà soltanto un accenno delle loro anime bellissime. Io mi commuovo, quindi grazie a voi intanto. Noi ragazze e ragazze della terza H e della terza G, insieme agli alunni di seconda A, seconda B, terza A, terza B, terza C e terza L, abbiamo partecipato con la guida delle prof De Caro, Mazzarella e Lombardo a un percorso bellissimo che abbiamo chiamato Viaggio alla scoperta dell'universo femminile, dal mondo, dalla Sicilia al mondo, scoprendo che la diversità è forse bellezza. Abbiamo lavorato sugli stereotipi che sono stati considerati veri per moltissimo tempo, come l'inferiorità della donna per natura. Siamo partite dall'analizzare delle fiabe per vedere come le donne abbiamo un ruolo passivo e anche se sembriamo le protagoniste, in realtà aspettiamo sempre di essere salvate da principi che non abbiamo mai visto. أنا اسمي ساني ونعيش في العالم العربي بعد ما قضيت عديد من السنين في التنظيف ورأيت أميري مرة واحدة e questo vale sia per le fiabe occidentali che molto fiabe arabe ed esempio Sani ma la cenerentola araba deve sposare un principe che aveva visto solo una volta. Abbiamo studiato il patriarcato dal mondo greco all'illuminismo, scoprendo la prepotenza dell'uomo bianco nella storia e il suo escludere dei diritti i non cittadini, le donne, gli stranieri e le classi più deboli. Dopo aver analizzato il profilo delle donne che hanno fatto la storia della Sicilia, le abbiamo rappresentate graficamente con la tecnica del chiaroscuro. Alla fine dell'anno scorso abbiamo realizzato il video La Sicilia e Donne, frutto di un lavoro a classi aperte che ha coinvolto ragazzi e ragazze di tante classi. È stata un'esperienza meravigliosa. Quest'anno abbiamo ripreso il percorso e abbiamo studiato la lotta della donna per la conquista del voto. Abbiamo scoperto quanto sia stato lungo ottenere il diritto di voto per noi donne, in Italia e in tutto il mondo. Abbiamo imparato che bisogna lottare per cancellare parole terribili che uccidono l'essere umano, come tratta e traffico. Abbiamo scritto una rappresentazione, Il mondo è donna, che realizzeremo la seconda parte dell'anno. Alla fine abbiamo capito che siamo noi che possiamo cambiare il futuro della nostra società. Costruendo un mondo d'uomo, dove uomini e donne camminano insieme. Noi abbiamo creato un libricino che dobbiamo svolgere a classi aperte con la professoressa Mazzarella. Dov'è? Sì. Adesso vi lasciamo con il video, al video riassuntivo di tutti i nostri lavori, ma se volete vedere per intero basta che cercate La Sicilia è donna su YouTube. Buona visione! Immaginate una persona rifugiata in Europa. Questa persona ha lasciato il suo paese dopo un lungo e faticoso viaggio, attraversando il Mediterraneo e raggiungendo coste italiane o di un'altra nazione. Cosa vi viene in mente? Un uomo? In realtà il 75% degli arrivi è costituito da donne e bambini. Cosa affronta la donna durante il viaggio? Durante l'attraversamento può essere separata dal marito. Prosegue il suo viaggio da sola o con il figlio. Temendo la polizia, non chiede aiuto.
difficilmente si ricongiunge con la famiglia. Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma. Le donne, se costrette a pagare un trafficante per raggiungere i paesi cosiddetti accoglienti, possono trovarsi in situazioni pericolose. Finalmente, superato tutto questo, arrivano a destinazione. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. E in Europa come stanno le donne? Decisamente bene. Donne in carriera, donne che si divertono, donne che lavorano, donne libere, ma... Ad un'analisi più attenta ci siamo accorti che, pur in contesti diversi, la situazione non è così diversa da quella già esaminata. Infatti, ogni due giorni viene uccisa una donna dal marito, dal compagno, da un ex fidanzato. Alcune vengono sfigurate, altre perseguitate. In famiglia subisce violenze fisiche e psicologiche. Discriminata al lavoro, riceve una retribuzione inferiore a parità di prestazione.
Mi chiamo Fatima, ho 14 anni, sono originaria del Bangladesh e vivo a Bologna. Per costringermi a portare il velo, i miei genitori mi hanno rasato i capelli a zero. Mi sono rivolta ai miei insegnanti e ora mi trovo dentro una struttura protetta. Mi chiamo Rachida, ho 15 anni, sono egiziana d'origine, abito a Torino. Amo studiare e progettavo il mio futuro. Quando mia madre mi ha detto che dovevo sposare un mio conterraneo, più grande di me, mai visto prima. Grazie all'aiuto di una mia amica sono riuscita a ribellarmi e a riprendere in mano la mia vita. Mi chiamo Lucia Annibali, ho 35 anni, sono italiana. La mia religione non mi chiede di portare il velo, mostravo orgoglioso il mio viso. Ma anche da noi il viso delle donne crea qualche problema. Il mio ex fidanzato me lo ha rovinato con l'acido, lo avevo lasciato. Lui mi aveva persa ed io dovevo perdere me stessa, non mi sono persa. Mi chiamo Aisha, ho 16 anni, abito a Caserta. I miei genitori e i miei fratelli mi hanno rinnegata perché vestivo all'occidentale. Mi spiego, portavo la minigonna. Mi chiamo Laura, ho 18 anni, sono italiana, sono nata e vivo a Verona. Una sera ho rischiato di essere aggredita da un gruppo di ragazzi. Li ho denunciati, ma mi hanno detto che la colpa era mia e della mia minigonna. Sono Farida, ho 30 anni, sono stata costretta a sposare un uomo che non amavo. Mi picchiava perché geloso, poi chiedeva scusa e poi lo rifaceva. Una volta sono finita al pronto soccorso, ero incinta e ho rischiato di perdere il bambino. L'ho perdonato ancora una volta. Una sera mi ha picchiato, era più arrabbiato del solito. Non mi ha potuto chiedere scusa, avevo solo 32 anni. Sono Francesca, ho 38 anni. Ho sposato mio marito perché ne ero innamoratissima. L'ho conosciuto al lavoro, era un mio collega, è stato un colpo di fulmine. Andava tutto così bene, poi la mia promozione. Io, più brava di lui? No, non è riuscita a superare il colpo. Era troppo anche per un uomo moderno e aperto come lui. Ha dovuto uccidermi. Mi chiamo Mida, ho attraversato il deserto, navigato per giorni. Poi, finalmente, l'Italia. Una terra accogliente, una vita nuova ad attendermi, un lavoro. Mi sono ritrovata senza documenti, senza sapere dove andare, in attesa di un permesso di soggiorno che non arrivava. Ora lavoro tutto il giorno, per pochi euro, senza nessuna garanzia. Mi chiamo Tamina, ho 25 anni, sono in Italia in cerca di lavoro. Ed è stata dura lasciare la mia famiglia, i miei affetti e i miei amici. Ma non avevo un futuro nella mia terra. Forse è vero, mi sono un po' addolcita. La vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto. Complimenti, penso veramente bravissimi. Io mi commuovo veramente. Ringrazio anche, non è qui presente, il professore Favara, che è un nostro insegnante di sostegno che ha dato un ottimo contributo nella realizzazione. Un uomo. Sì. Un collaboratore uomo. Esatto. Vado? Sì. Thank you.
ma chi l'ho mai desiderato, io Medoro sono amato. Medoro, aspetta! Le fan sono tutte fidel e si alzano a fidarsi da cosa della cultura. Wow! Me ne esco sani, ma vai su la lana, arrivata, ma fa bella la vita, per finita da qui, vorrei che questa immagine conclusiva mi riporta ad un messaggio che ieri sera, a conclusione di una giornata particolarmente ricca di impegni di vario genere, mi è pervenuto da una mia docente, bello dire mia, una docente del lavoro. Mi riportava una citazione di Pierpaolo Pasolini in merito alla figura del maestro, no? Il maestro è colui
che nonostante le fatiche, nonostante le contraddizioni, i momenti di amarezza, di sconforto, eccetera, poi in ogni caso sa comunque sempre mettere amore in quello e trasmettere amore attraverso il suo operato. Ed è vero, questo è il segreto, è la chiave di volta, io ritengo, di qualsiasi conflitto, di qualsiasi problematicità nei nostri percorsi di vita. Bravi, complimenti, veramente. Ci avete emozionato. Io invito il referente o la referente dell'Istituto Comprensivo di Real Monte. E io sono Salvina Cottone e sono qui in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Real Monte e Siculiana. Come diceva la dirigente Randazzo, la nostra preside, la professoressa Graziella Fazzi, pur con grande dolore, non può oggi essere qui perché ha avuto un piccolo incidente che di fatto le ha impedito di esserci. E ci ha comunque seguito in tutto questo lavoro che ha abbracciato veramente con tutta se stessa, come è solita fare in ogni cosa appunto che si intraprende nella nostra scuola. Intanto lasciatemi ringraziare chi ha voluto questo progetto e chi ne ha consentito la realizzazione. Sappiamo cosa ci sia dietro di un progetto e quante energie debbano spendersi. Noi non abbiamo avuto... Infatti, tant'è che la sto proprio direttamente, le sto rivolgendo il mio sguardo, consapevole di quanto lavoro ci sia dietro ad ogni cosa si faccia. Dicevo che noi abbiamo aderito senza esitazione alcuna a questo progetto perché riteniamo che il tema dell'incontro sia centrale certamente in ogni contesto, ma diventi esperienza fondante e imprescindibile nella scuola, che è il luogo appunto dell'incontro per eccellenza. A scuola si sperimenta l'incontro da sempre e si sperimenta nel modo più immediato nel primo segmento di scuola, nella scuola dell'infanzia, quando ancora non si sono, diciamo così, sedimentate quelle ruggini che poi impediscono di fatto l'incontro con l'altro, incontro con l'altro che per sua natura è arricchente, ma come ogni cosa arricchente comporta fatica. Sembra un paradosso, ma è così. Quindi noi docenti siamo chiamati in causa e non possiamo certamente sottrarci da questo, siamo chiamati in causa quando si tratta di veicolare il valore dell'incontro. E dobbiamo farlo certamente con iniziative quotidiane e costanti, e questo progetto è certamente un'occasione, una grande occasione, per questo abbiamo deciso di abbracciarla subito senza esitazione alcuna. La nostra scuola appunto è un istituto comprensivo e comprende i segmenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ed è presente in due plessi, a Real Monte e Siculiana, che sono due comuni limitrofi della provincia di Agrigento. Sono due comuni affini sotto diversi aspetti, sia per estensione, sono due piccolissimi comuni, ma anche per un tessuto sociale piuttosto comune. Da circa un ventennio ormai condividiamo l'esperienza degli arrivi di migranti in cerca di un futuro migliore, che taluni si sono ormai ambientati, vivono da noi con le loro famiglie, altri invece vivono la difficile realtà del rifugiato e del richiedente asilo. Ma al di là del dato, dico già questo aspetto ci ha chiamato in causa come docenti e come istituzione scolastica, ma c'è di più, direi che il concetto e il valore dell'incontro debba prescindere comunque da quelle che chiamiamo accidentalità. Se è accidentale per l'uomo essere nato in un luogo e quindi appartenere ad una cultura, non è accidentale ma è sostanziale invece l'essere sociale, l'avere una propensione alla socialità. E questo aspetto sostanziale, sottolineo, ci impone come educatori di accompagnare i nostri alunni in questo processo, in questa condivisione del valore dell'incontro, che spesso è condizionato da pregiudizi, da stereotipi, che siamo quelli che dobbiamo contribuire
con il nostro lavoro quotidiano ad abbattere. Con noi c'è una, oltre a me ci sono delle colleghe che voglio ricordare, Maria Grazia Ogello, Laura De Leo Baiamonte, Linda Cottone, non è con noi Mariella Cucchiara perché lei ha beccato il virus e questa notte ci ha dato notizia che non sarebbe stata con noi. Voglio qui sottolineare il valore della condivisione, diciamo che siamo tutte donne, è una casualità ma è una piacevole casualità, e dico che le donne insieme sanno fare grandi cose e belle cose. La condivisione è una... vorrei dire una cifra che identifica la nostra scuola. Lavoriamo in team e lo facciamo sotto la guida della nostra dirigente, appunto, lo facciamo anche noi a classi aperte. Direi che è già venuta fuori l'importanza e il valore della condivisione e mi piace qui sottolinearla. Anzi, stamattina confrontandomi con qualche collega manifestavo il desiderio eventualmente di condividere materiali che sono stati prodotti, perché direi che sarebbe bellissimo poter poi veicolare nelle nostre scuole, utilizzarli come materiale di lavoro e di studio. Mettere insieme le cose che si fanno certamente arricchisce, sarebbe veramente stupido non farlo, non approfittare delle energie che si sono spese. I lavori che abbiamo visto sono veramente bellissimi, mi complimento con le ragazze e con i ragazzi, con le colleghe e con i colleghi che vi hanno partecipato. Sì, l'emozione è certamente dei colleghi che ci hanno messo molto di loro, ma anche l'emozione è nostra che abbiamo visto questi lavori, e lo sappiamo, sarà un po' retorico, ma i ragazzi ci emozionano e ci danno ragione del sacrificio che ogni giorno facciamo e quindi ci spingono con la loro presenza a fare sempre e a credere fermamente che il nostro è il mestiere, lasciatemi chiamarlo mestiere, più bello del mondo. Non vorremmo fare altro, vero? Penso di interpretare il vostro pensiero. Oggi, lo si diceva poc'anzi, è il giorno dei ragazzi, appunto, e delle ragazze, e a loro io adesso do la parola. Con noi ci sono Emma e Danila, che hanno dato un grosso contributo a questo progetto insieme ai molti studenti, alle molte studentesse che hanno partecipato, circa anche noi in 40, benché la nostra sia una scuola piccola, ma hanno lavorato davvero in tanti. Abbiamo selezionato alcuni lavori, gli altri li avete visti durante la videoconferenza. A proposito, ai ragazzi è piaciuta moltissimo l'esperienza della videoconferenza, anche noi eravamo molto in apprensione di fronte a questi strumenti che ci lasciano sempre un po' disorientati, perché funziona o non funziona, parte il collegamento, non parte, siamo lì tutti tesi, poi quando la magia finalmente va è bello poter condividere l'esperienza, quindi è stato bello vederci così appannati, ma è stato bello veramente. Dicevo, vedrete oggi soltanto due lavori, li abbiamo selezionati anche per ragioni di tempo. Intanto sentirete il racconto del nostro progetto dalla voce di Emma e di Danila, per l'appunto. Non vorrei presentargli il lavoro e vorrei che lo facessero loro. Ripeto, ribadisco, molto altro è stato fatto, molto avete visto, potremo condividerlo in un momento successivo, saremo felici di poterlo fare. A voi la nostra scuola, grazie. Buongiorno, sono Emma Putrone e frequento la classe 3B dell'Istituto Comprensivo Garibaldi Real Monte Siculiana. Prendere parte a questo progetto per noi è stato stimolante e naturale, perché le tematiche trattate sono da sempre al centro delle nostre attività, sin da quando abbiamo messo piede in questa scuola. Temi come l'accoglienza e l'incontro con altri mondi, come quello della parità di genere, sono da sempre centrali e presenti nei nostri percorsi educativi e didattici e nei nostri momenti di studio, e si sono intrecciati con essi. Questo progetto quindi è stata l'occasione perfetta per mettere a frutto in modo più composito e organico le nostre riflessioni. Studiando l'adolescenza, a un certo punto del nostro percorso, ci siamo fermati per riflettere su come questa importantissima fase della vita sia vissuta in modo diverso in luoghi diversi del mondo. E non è stato affatto facile comprendere come oggi, nel villaggio globale dove quasi tutte le distanze sono accorciate per esempio grazie a internet, essere adolescente ad Agrigento sia totalmente diverso che esserlo a Dhaka, Kabul o Algeri. Da lì ne è venuto fuori un testo sotto forma di diario scritto a sei mani dalle mie compagne Danila, Noelia ed Elisa, e che tra poco sentirete da me e Danila.
Anche il tema dell'immigrazione è stato centrale per noi, dal dramma dei viaggi della speranza verso un destino migliore al valore dell'incontro con mondi diversi dal nostro. Durante la videoconferenza vi abbiamo proposto diversi lavori, in particolare le classi terze vi hanno proposto due testi. Uno era un testo poetico che parlava di quanta sofferenza ci fosse dietro un viaggio della speranza e si intitolava Migranti. L'altro invece era una fiaba moderna di invenzione solo nei personaggi e nella particolare vicenda narrata, ma assolutamente verosimile, perché trae spunto proprio da questi viaggi della speranza che, come sappiamo, accomunano uomini e donne, i cui destini si intrecciano irrimediabilmente con i nostri in modo da scrivere una storia nuova per tutti. Anche le classi seconde hanno partecipato alla videoconferenza, dove vi hanno mostrato diversi lavori nei quali mettevano a confronto i flussi migratori di ieri e quelli di oggi. E c'è stato anche un intervento del nostro compagno Shuaib, che oggi è qui presente, che spiegava come fare il couscous. Adesso vi proponiamo le nostre pagine di diario. Seguirà un videoclip con un brano intitolato Insieme Donne, dedicato alle ricchezze dell'animo femminile e alle sue infinite sfaccettature. Infine vedrete una presentazione in PowerPoint dal titolo Donne tra realtà e fantasia. Il video mette a confronto e a contrasto lo stereotipo femminile costante nelle fiabe e le grandi potenzialità delle donne che nel corso della storia hanno lasciato tracce di sé. A voi il nostro diario. Dacca, 6 marzo 2017. Caro diario, mi sono appena svegliata. Il sole filtra dalla finestra e il mio amico Merlo è venuto a darmi il suo melodioso buongiorno. Tutto come ogni giorno, tutto come sempre. Ma oggi non è un giorno come gli altri. Oggi è l'ultimo dei miei giorni felici perché domani mi sposo. Hai capito bene, domani mi sposo. Ho solo 10 anni, sono solo una bambina. Voglio giocare, divertirmi e sognare. Invece da domani sarò moglie. Vorrei che tutto questo fosse un sogno. In realtà è un incubo che sta per diventare realtà. Sapevo di molte bambine spose e credevo che mai io sarei stata una di loro, ma sbagliavo. Ho sempre sognato il principe azzurro da sposare in un fresco mattino di primavera, ma lui resta solo un prigioniero della mia immaginazione, perché i miei genitori hanno scelto per me. Lui ha 40 anni, io 10, io sono una bambina, lui è un uomo. Amina. Agrigento, 6 marzo 2017. Caro diario, non ne posso proprio più, sono disperata. Da stamattina appena sveglia, ecco che quel pensiero mi assale. Oggi è sabato, stasera devo uscire con le mie amiche, ma non so proprio cosa indossare, il jeans nero forse? Ma quale maglia posso abbinargli? Oggi obbligatoriamente devo andare al centro, ma intanto penso a truccarmi per andare a scuola. Oggi non prendo il panino. Comprerò una barretta di cioccolato al distributore. Speriamo che ci sia quello che piace a me, altrimenti alla fine. Spero che mia madre non mi chieda cosa abbia mangiato, perché sennò chi la sente? Tanto domani vado in palestra e smaltisco. Sono le 16, alle 20 Emily viene a prendermi e ancora non ho piastrato i capelli. Se non li piastro, come uscirò così in disordine? Non riuscirò sicuramente ad essere in orario. Ora mamma mi sta chiamando per andare a fare la spesa. Che noia, Chiara. Dacca, 7 marzo 2017. Caro diario, in Bangladesh sono le 14. Sta iniziando il pomeriggio più lungo della mia vita. Tra 2 ore mi sposo. Sul mio letto, non il mio tutù, nella mia tuta per andare in palestra, ma il mio abito da sposa. Lungo, prezioso, elegantissimo. Troppo lungo per il mio esile corpo di bambina. Mia madre mi sta sistemando i capelli, mi dice qualcosa sussurrando, ma io non la sento. Distrattamente sfoglio una rivista e dalle sue pagine, una foto di ragazza occidentale, mi ricorda che in un mondo tanto lontano dal mio, le bambine e le ragazze possono ancora sognare. Do i suoi capelli liberi dal velo, dal suo volto scoperto, libero di sentire il vento accarezzare la pelle. Si sente forte l'odore della libertà. Ed io vorrei tanto essere lei, libera da questo destino e da questo uomo, che ora mi sorride, ma chissà, appena entrati a casa, mi farà dimenticare la mia anima bambina. Sì, ora più che mai vorrei un'altra vita, vorrei solo poter sognare. Tua Amina.
Agrigento, 7 marzo 2017. Altra giornata pesante quella di oggi. A scuola sembrava che tutti i professori ce l'avessero con me. Torno a casa distrutta e non vedo l'ora di guardare il mio talent show preferito. Come se non bastasse, quando sta per cominciare la trasmissione, il canale TV non ha segnale, quindi sono costretta a guardare il TG, tra le imprecazioni di mia madre che mi esorta a farlo più spesso. Distratta non ascolto, quando un'immagine cattura la mia attenzione. È il volto di una bambina dai tratti medio orientali, di poco più piccola di me. Indossa un vestito molto elegante e sfarzoso, fin troppo per la sua giovane età. Il velo le copre il volto e i suoi occhi sono tanto tristi. Improvvisamente alle mie orecchie arriva dalla giornalista la parola matrimonio, parola alquanto improbabile da associare ad una bambina di soli 10 anni. Tutto intorno a me si ferma quando capisco che la bambina, con quel sorriso finto, abbozzato per non piangere, sta per sposare un uomo tanto più grande di lei. Il servizio non dura molto, ma durante il resto del programma rimango come immobile e non riesco a pensare ad altro se non alla vita futura di quella bambina, che dovrà assumersi delle responsabilità nonostante la sua giovane età, responsabilità inimmaginabili per me, giovane adolescente, cresciuta quasi come su un altro pianeta. Rifletto, i miei falsi problemi, i vestiti da indossare ogni giorno, i no degli adulti, il cellulare scarico, l'eterna indecisione tra le mille opportunità che ci offre la vita, davvero è nulla se penso che dall'altra parte del mondo una mia coetanea vorrebbe solo giocare con le sue amiche e sognare, proprio come me. La mamma torna a chiamarmi. Arrivo, le rispondo, mentre al volo prendo il giubbotto e sento di non essere mai stata tanto felice di andare a fare la spesa con lei. Tua, Chiara. Adesso vi proponiamo, come vi hanno già preannunciato, come vi ha già preannunciato Emma, due filmati, li abbiamo scelti tra i tanti lavori che hanno realizzato. Si tratta, il primo è un videoclip con un testo musicato, è stato un lavoro di squadra. Il nostro è un istituto a indirizzo musicale, quindi la musica, diciamo che è il leitmotiv di tutte le nostre attività. Quindi è nato un testo, è stato musicato dai docenti appunto di strumento musicale. Danila lo ha interpretato come cantante, ma le sue compagne le hanno fatto compagnia con i loro strumenti musicali, come avrete la possibilità di vedere tra poco. L'altro filmato invece è una presentazione in PowerPoint e si intitola Donne tra realtà e fantasia. Se ne parlava poc'anzi appunto dello stereotipo presente spesso nelle fiabe. Ed è un doppio lavoro, diciamo così: da una parte lo stereotipo femminile presente nelle fiabe, dall'altro il contributo invece storico che le donne hanno saputo dare nel corso appunto degli anni e della storia. Ecco i nostri lavori e grazie per l'attenzione. Sogni, ma con le mani colorare il mondo.
sala canula, mi c'è caprulla, bebe di babe di bow. What them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Sala kadula menche kabula bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. A bibbidi bobbidi boo. Yes, sala kadula means menche kabula brew. But the thing on the bob that does the job is bibbidi bobbidi boo. Salakadula, me check a boona, baby boo. Put them together and what have you got? A baby baby boo. Think of all the stories that we could.
it at all. One day, baby, we'll be old. Oh, baby. Oh, baby. Emozionante ed emozionate anche per questo. Poi il bello di questo progetto è che ha toccato veramente una varietà di temi in maniera più o meno leggera, che però non mancano mai poi di lasciarci quel nodo alla gola, veramente. E, in continuità, ci poniamo con l'educandato Maria Adelaide, perché in continuità, perché in verità, pur senza dirci nulla, abbiamo anche svolto dei lavori paralleli, abbiamo anche noi ripercorso, il tema della fiaba è stato ricorrente, ma è chiaro, la narrazione fa parte, cioè è lo strumento e la tecnica prediletta in questi casi. E noi abbiamo riproposto il tema della fiaba, per esempio, attraverso un musical, di cui qua potremo soltanto proporre il trailer, perché era troppo articolato e lungo, diciamo, da proporre in misura integrale, però lo potremo fare in un altro momento, possiamo anche veicolare il video alle scuole della rete. E qualcuno potrebbe dire, ma il Maria Adelaide cosa c'entra con un progetto, col progetto Incontro di Civiltà? Perché al Maria Adelaide noi non abbiamo molti studenti stranieri, ne abbiamo qualcuno, ma devo dire in percentuale molto pochi. Però ha già anticipato poc'anzi qua Chiara una riflessione importantissima. Intanto la conoscenza non si ferma, cioè esserci, fare la storia dal di dentro è sempre importante, e vivere le esperienze in maniera diretta è sicuramente fondamentale, ma ciò non deve escludere poi chi ha una prospettiva altra. E poiché da scuole come il Maria Adelaide, che la collega ha definito scuole di centro, no? E scuole che magari hanno la possibilità di, o comunque insomma per il modo in cui sono organizzate, hanno l'opportunità di rivolgersi a studenti e studentesse di provenienza territoriale anche differente, non devono rimanere cieche e sorde di fronte alla conoscenza di problematiche che comunque ci appartengono sempre. Tra l'altro, se dalla nostra scuola noi consegneremo alla società futuri dirigenti, proprio questa mattina, no, nel presentare il gruppo di studenti e studentesse alla nostra direttora sono venute fuori già delle prospettive così variegate, no, di future carriere diplomatiche, di professionisti in vari ambiti e anche da varie parti, no, del nostro continente, forse anche al di fuori del nostro continente, guai se non avessero una conoscenza ampia e approfondita anche di problematiche che non possono sperimentare in maniera diretta, ma hanno sicuramente il dovere di conoscere e di maturare nel loro percorso di crescita personale. Quindi noi siamo qua
la nostra, con la nostra esperienza e facendo tesoro proprio di questo incontro, che per noi è stata un'esperienza altamente significativa, profondamente significativa e altamente formativa. Quindi lascio la parola alla professoressa Valenti, che è la referente del progetto presso la nostra scuola e che sempre ringrazio. Diciamo che questo applauso e questi voci dicono anche della sua popolarità all'interno dell'educandato. Buongiorno a tutte e a tutti, vi ringrazio innanzitutto dell'applauso e in realtà io farò molto poco perché vorrei lasciare davvero la parola quasi immediatamente alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione di questi lavori. Allora, sono due trailer. Uno è stato realizzato all'inizio di quest'anno scolastico, visto che abbiamo trattato il problema della emarginazione e della differenza vissuta non come risorsa ma come problema nel musical Neighborhood, che si intitola infatti Vicinato, no? E il secondo invece sarà un trailer, sono tutti e due molto brevi, di un altro musical realizzato sempre in lingua inglese e di cui sono state protagoniste e protagonisti i nostri alunni e le nostre alunne, lo hanno ideato, scritto in inglese, naturalmente interpretato, hanno scelto le liriche a commento delle varie situazioni raccontate dentro quattro fiabe. Due di Oscar Wilde e due di Angela Carter. Prima dell'introduzione di questo musical vi farò vedere i due trailer e poi chiamo Claudia Locascio, che è una delle rappresentanti che ha partecipato al musical, che ha visto coinvolte però tutte le classi dell'educandato, sia del liceo classico che del liceo classico europeo, sia nella realizzazione del PowerPoint per le scenografie, sia per le traduzioni delle canzoni, sia per l'interpretazione naturalmente delle liriche. Il secondo lavoro riguarda invece un lavoro di arte, di storia dell'arte, che abbiamo realizzato in collaborazione col professore Estera dell'arte, e vedendo che da un viaggio a Londra, in cui i ragazzi e le ragazze erano chiamati a cercare su internet, sui vari siti, dei quadri per poterli poi presentare come ciceroni nelle varie gallerie d'arte, nei musei londinesi, ci siamo resi conto che era facilissimo trovare materiale su quadri di Botticelli, Leonardo da Vinci, chiaramente esposti alla National Gallery e così Vincent van Gogh e alla Tate Britain, un'intera galleria chiaramente dedicata a Turner e dei preraffaelliti e anche alla Tate Modern, Picasso, Dalì, però la voce delle donne pittrici sembrava non essere ascoltata. Quindi il lavoro che abbiamo fatto in classe, l'abbiamo intitolato A Different Glance, uno sguardo differente, è stato dare voce, visibilità, visto che i nostri testi scolastici non sempre sono così gentili ed efficaci, a quelle pittrici che nei secoli invece si sono distinte. Noi presenteremo qui soltanto due dei lavori che sono stati realizzati in una flip classroom, sempre in inglese il PowerPoint, ma la presentazione sarà in italiano, però tutta la classe ha partecipato. E vorrei che si alzasse un attimo in piedi la classe, non me li faccio venire tutti qui perché sono 26, però hanno lavorato tutti e tutte, sia per il musical e sia per la realizzazione dei PowerPoint didattici. Vi ringrazio. Allora, intanto partiamo, sempre che si senta l'audio, con il primo video, che riguarda proprio il musical, che è purtroppo una ripresa da una LIM, perché... Ecco, dovrebbe partire adesso, che è del musical Neighborhood.
Naturalmente anche il musical è stato realizzato da una delle ragazze che ha partecipato all'esperienza. Diciamo che anche da lontano, le ragazze dell'anno scorso che hanno partecipato al musical dell'anno scorso, le ragazze di Quinta, che chiaramente sono ormai uscite nel mondo, e hanno, perché a cavallo il progetto è stato realizzato appunto l'anno scorso ed è stato poi concluso quest'anno con la realizzazione di questo. Vi lascio a Claudia che presenterà l'organizzazione di queste nostre nuove favole. Il musical si intitola 21st Century Unfairy Tales. In realtà è un neologismo, unfairy vuol dire ingiuste, favole ingiuste, perché racconta di realtà ingiuste, quindi del XXI secolo. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Adesso vi introdurrò brevemente tutto ciò che abbiamo fatto per la realizzazione di questi due musical. Abbiamo realizzato questi due musical dopo aver assistito a incontri di civiltà e a sguardi di genere. Abbiamo realizzato questi musical entrambi in lingua inglese e abbiamo preso spunto da due favole di Angela Carter e due di Oscar Wilde. In queste due favole abbiamo esposto delle situazioni difficili dove troviamo come protagoniste le donne. Infatti nelle opere di Oscar Wilde vediamo che i protagonisti, ad esempio vediamo qui nella favola Happy Prince, il principe felice, la rondine che sacrifica la sua vita per amore del principe, quindi vediamo un amore che porta all'autodistruzione. Poi vediamo appunto questa donna, questa ragazza che lancia questa rosa perché non riteneva importante un amore se non fondato da beni dal punto di vista, possiamo dire, oggetti preziosi. Quindi se un uomo non ha appunto degli oggetti preziosi, non è ricco, non fa, non è importante. Mentre l'usignolo invece fa di tutto per aiutare il principe a avere una rosa da regalare. Poi vediamo due aspetti completamente diversi nelle favole di Angela Carter. Infatti abbiamo rappresentato Cappuccetto Rosso, che in questo caso non è una ragazza che è spaventata, che ha bisogno dell'aiuto del cacciatore, ma è dinamica, libera e riesce a riconoscere sia gli uomini violenti, in questo caso i lupi nella favola, che quelli buoni. Poi vediamo la storia famosissima, la favola Bella e la Bestia, dove la donna riconosce la propria sessualità. Allora, per quanto riguarda il video musicale, vi dicevo, è molto lungo, abbiamo preso soltanto una canzone, chiaramente quella di Little Red Riding Hood, di Cappuccetto Rosso, che appunto dice "You don't know me", tu non mi possiedi, non mi potrai mostrare come un giocattolo. Penso che sia famosa, forse i ragazzi e le ragazze già la conoscono. You don't know me.
Prima di lasciare la parola alle mie compagne, vorrei rendervi partecipi di una mia riflessione, visto che qui abbiamo parlato molto delle situazioni difficili e particolari, anche pesanti, che alcune donne sono costrette ad affrontare. Vorrei anche rendervi partecipi appunto di questa mia idea. Allora, tutti conosciamo l'articolo 3 della Costituzione, uguaglianza sostanziale e formale, e viene detto proprio dalla Costituzione stessa che non ci devono essere differenze in Italia, quindi la legge non può guardare i cittadini in base alle differenti lingue, tradizioni e tra virgolette anche razze a cui appartengono, giusto? Allora perché i politici ancora si ostinano a non realizzare una legge che esprime appieno ciò che si dice nell'articolo 3? Questo. Bella domanda. Grazie Claudia. Intanto vorrei ringraziare Anna Luglio che ha partecipato al musical, e così Alfredo, Valenza, Marco, e Federica di Liberto che ha fatto il lupo. Va bene, Desiree, se vogliono avvicinarsi, Desiree, Francesca e Emanuela, passiamo alla seconda parte che è quella delle ragazze di Quinta Liceo Classico Europeo. Abbiamo una grande clac oggi che vi presenteranno appunto i lavori realizzati per dare voce alle pittrici. Qui abbiamo l'elenco delle pittrici che abbiamo preso in considerazione, di cui abbiamo preparato i PowerPoint, ma do la parola immediatamente a Francesca Cuccia. Salve a tutti e a tutte. L'artista che vi andrò a presentare è Eleonora Carrington, un'artista peculiare e poliedrica che, volendomi legare alle tematiche di cui si sta discutendo oggi, ha intrappolato nella sua arte l'incontro di civiltà geograficamente distanti, ovvero quella celtica e quella messicana. Un'artista poi che ha combattuto tutta la vita per una continua asserzione della propria soggettività di donna, senza paura del reinventarsi e del cambiamento, è un artista che ha saputo comunicare attraverso la sua arte surrealista una nuova percezione della donna, del corpo e della sessualità, fornendo un'insolita prospettiva non maschile. Quando mi è stato affidato questo compito ho scelto Eleonora Carrington perché ho avuto la possibilità di vedere alcune sue opere su un libro e sono rimasta affascinata dalla sua arte. Da surrealista Eleonora si concentrò molto sull'onirico, l'inconscio e la libertà di immaginazione, associando poi a tutto ciò il suo fascino per le diverse culture. Eleonora era una donna forte, ribelle e determinata che divenne un'artista nonostante la disapprovazione della sua famiglia e della società. Eleonora nacque il 6 aprile 1917 in una piccola città del Lancashire, in una ricca famiglia di produttori tessili. La sua casa d'infanzia, i boschi circostanti, il crescere circondata da animali furono da sempre fonti di ispirazione per l'artista, così come le leggende celtiche e il folklore irlandese che le vennero tramandate dalla sua balia. La Carrington soffrì molto per le scuole cattoliche, dove era stata mandata sin da bambina, e infatti venne espulsa più di una volta prima di essere mandata a Firenze per frequentare un'accademia d'arte dove ha approfondito la sua crescita artistica. Successivamente venne mandata a Parigi e venne presentata alla corte di Re Giorgio V come debuttante. Nonostante il desiderio del padre di farla sposare, a 18 anni Eleonora abbandonò la sua casa e si trasferì a Londra per frequentare la scuola d'arte di Chelsea. E dopo aver visitato due mostre surrealiste, tra cui la mostra dell'artista surrealista Marx Ernst, sentì finalmente di aver trovato una connessione per le proprie influenze e percezioni artistiche. Infatti poco dopo si trasferì a Parigi con Ernst e lì diventò un membro fondamentale ed apprezzato del movimento surrealista. A causa della segregazione razziale in atto in quegli anni, Ernst fu arrestato e Eleonora fu costretta a fuggire.
Questa terribile esperienza la traumatizzò molto, costringendola alla reclusione in un ospedale psichiatrico per un breve periodo di tempo, e fu lì che compose e dipinse alcune sue opere, dove utilizzò il corpo e la metamorfosi come metafore della sofferenza e comunque del processo di cambiamento e di distacco a cui era stata costretta. Leonora poi trascorse il resto della sua vita in Messico, dove si legò in matrimonio con un fotografo ungherese, Emerico Waits, e una comunità artistica di artisti migranti era già ben sviluppata in Messico. Infatti fu lì che l'artista espresse al meglio la sua arte. E fu da subito segnata e ispirata dalle tradizioni preispaniche, dalle ritualità che facevano ancora parte della vita quotidiana messicana, e ha incorporato questa influenza alla sua iconografia. Leonora morì nel 2011 all'età di 94 anni ed era l'ultima surrealista rimasta in vita. Fu un'artista talentuosa con molte sfaccettature, fu infatti pittrice, poetessa, scenografa, costumista, e le sue principali fonti di ispirazione sono state il Messico, in quanto lì l'artista sentì finalmente di aver trovato un ambiente dove esprimere liberamente la sua arte, le donne. I suoi dipinti rappresentano le donne come creature mistiche e belle, dotate di una profonda forza espressiva, e in questo modo ridefiniva il simbolismo femminile e la sua rappresentazione nel surrealismo. La sessualità fu un altro tema dominante nel suo lavoro, dove presenta essenzialmente l'esperienza sessuale femminile da una prospettiva non maschile. La metamorfosi per comunque rappresentare l'arte come un'arte interessata al cambiamento. L'immagine della crisalide è infatti molto ricorrente, riflette forse la sua visione dell'artista come atto di divenire, di reinvenzione di se stessi. E infine la fantasia, in quanto avendo vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, l'oscurità e la sofferenza intorno a lei la colpirono, e la sua arte mitologica e fantastica si ispira alle sue esperienze e fantasie infantili che la facevano un po' evadere da questa realtà della guerra. L'opera che avevo scelto di presentare è un murale intitolato Il magico mondo dei Maya, ed è una magnifica rappresentazione della sua relazione con il Messico e la sua cultura. La Carrington ha ricevuto una commissione dal governo per dipingere un murale per il Museo Nazionale d'Antropologia in Messico, e il suo murale era stato destinato alla sezione del museo dedicata alla regione di Chiapas. Così nel 1963 si recò lì per studiare la regione e la sua cultura, e il risultato fu appunto il murale e il magico mondo de los Mayas. Questo dipinto riflette la sua relazione con un paese fortemente legato alla ritualità, alla magia e al mito, e qui la vita e la morte sono governati dal mondo spirituale e dagli animali mitologici. Rappresenta parte della realtà quotidiana con un approccio surrealista. Possiamo vedere che viene invocato un serpente sacro, e il cielo rosso sangue e il paesaggio apocalittico sembrano quasi pulsare con il calore vulcanico. Questa è una visione ispiratrice della natura ricca di elementi mitologici, come ad esempio il dio della pioggia e la dea della nascita, e all'interno di questo scenario psichedelico gli esseri umani sono al centro, ma semplicemente come elementi di un più vasto organo. Ok, questa è una sua citazione dove dice che ha sempre avuto la possibilità di accedere ad altri mondi perché noi tutti sogniamo. Grazie. Ok, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi sono lieta di presentarvi il mio progetto, un progetto in cui credo molto e che vede come protagonista una ragazza che si autodefinisce, possiamo dire, cittadina del mondo. Un'artista che io considero piena di vitalità, un'artista a 360 gradi. Parliamo appunto di Neda Shafimoghadam, con la quale ho avuto la possibilità di parlare, scambiare due parole, ed è veramente una possibilità fantastica poter parlare con un artista che ha rappresentato appieno per me e credo per tutti l'arte attraverso la donna e l'arte attraverso la cultura. Parliamo di una ragazza che è nata in Teheran nel 1975, parliamo di una ragazza quindi iraniana. Ha deciso di studiare arte, ha deciso di studiare all'Accademia di Belle Arti in Teheran, per poi spostarsi nel 2008, dopo essersi laureata appunto nel 1999, a Roma.
Ovviamente possiamo capire bene che arrivando a Roma l'ambiente era completamente diverso. Era abituata ad una vita chiusa, i confini erano chiusi, c'erano dei tabù, dei limiti. A Roma invece lei comincia a capire che la vita non è un tabù, ma la vita è libertà. Una citazione che mi è rimasta impressa è stata appunto quella che lei disse durante un'intervista a Rai Storia, in cui affermò che la sensazione più bella che potesse provare in Italia era la sensazione del vento sul collo, quindi senza veli e senza coperture. Ho detto già che ho avuto modo di parlare con lei, interagire con lei tramite delle mail, e volevo portarvi una sua citazione, una risposta ad una mia domanda, in modo tale che lei possa essere col cuore qui insieme a noi, anche se non c'è fisicamente. Mi sento a tutti gli effetti una cittadina del mondo che ama spostarsi laddove cultura e energie danno vitalità al mio lavoro di artista. Vorrei che i confini che ci sono in ogni singola nazione fossero come le pagine di un libro sconosciuto. È avvincente da leggere invece che muri messi lì per proteggerci dallo sconosciuto. E come ho detto, studiò all'Accademia di Belle Arti ed ebbe la possibilità di esporre le sue opere sia in Teheran che in Italia. Possiamo vedere in queste opere che lei rappresenta la vita, in quest'opera lei rappresenta la vita e la gravidanza, lo possiamo capire dal ventre rotondo. Quando arrivò a Roma, sono arrivata a Roma appunto con tutte le mie paure, da sola con una valigia. All'inizio la vita a Roma sembrava strana per lei, non era abituata a questo tipo di vita. Infatti rappresentava queste statuette magre con un cubo al posto del petto e quindi al posto del cuore. Questo cubo rappresentava appunto la sua vita, la vita che aveva vissuto fino ad allora, una vita con i confini chiusi, limitata, segreta. Una vita che in realtà non aveva vissuto davvero. Ricordiamoci che in quel periodo, nel 1978-1979, in Iran c'era la guerra per l'indipendenza, per la democrazia, quindi lei ha vissuto con i propri occhi questa guerra, una guerra una guerra che vinse, perché vinse la Repubblica e la democrazia, anche se non completamente al 100%, ma una guerra che proibì diverse cose della vita normale, proibì l'alcol e concesse proibì molte cose. È una politica che cominciò a perseguitare gli omosessuali e tutte quelle persone che non seguivano in realtà la legge, quindi una vita piena di confini e di limiti. La più bella sensazione di libertà, come ho detto, è il vento sul collo. A Roma la sua visione cambiò, cominciò a rappresentare, come possiamo vedere, sempre queste statuette magre, ma il cubo cominciò ad aprirsi, quindi a poco lei stava aprendo i suoi occhi, come la sua vita si stava aprendo verso una libertà che cominciava a piacerle in realtà, cominciava ad amare questa sensazione. Durante la gravidanza invece ho cambiato la percezione del mio corpo e al tempo stesso del mio modo di fare la scultura. Quindi con la gravidanza lei prova un'emozione, una speranza, un amore talmente grande da cambiare la propria visione. E diventa appunto, le sue statuette diventano appunto più rotonde, più armoniose e più omogenee. Possiamo vedere appunto, come abbiamo visto già poco fa, il ventre gonfio che rappresenta la maternità, ma questo ventre che racchiude anche un amore, una felicità interna ed esterna. Ho trasformato il cubo in un contenitore che esprime fecondità del corpo e della mente, una pienezza metaforica, tradotta nella potenza creatrice che da sempre contraddistingue il corpo materno. Ecco alcune sue pitture. Ho amato questa pittrice, questa artista, proprio per le sue pitture, perché rappresentano la donna veramente in modo profondo, con i sentimenti, ma soprattutto con tutte le violenze che questa donna subisce sia nel mondo orientale che nel mondo occidentale. Ok. Questi quadri rappresentano appieno e credo che siano l'emblema della violenza della donna. Possiamo vedere infatti delle donne violentate, delle donne picchiate, con le labbra cucite, delle donne che sono tristi perché non hanno la possibilità di esprimersi, di esprimere la propria libertà, il proprio amore e la propria fantasia.
Ok, per concludere volevo citare appunto Eleanor Roosevelt, una donna che sempre al 100% parlò della donna, dell'emancipazione femminile e di tutto quello che la donna può fare nel mondo e nella politica. Va bene, grazie mille per l'attenzione e buona giornata. Concludiamo brevemente con Emanuela Mistretta, che ci parlerà di una nuovissima. Sì, buongiorno, sono oggi qui per parlarvi di una mostra alla quale ha assistito la nostra professoressa, che mi ha chiesto appunto di parlarne, ho accettato volentieri anche perché l'ho trovata molto bella e interessante, anche riguardo le tematiche di cui abbiamo parlato oggi. Dunque, questa mostra, aperta il 12 ottobre alla Anna Gallery di Londra, sulla penisola di Greenwich, è intitolata Human Stories, Body Issues, ossia Storie umane e la questione del corpo. La cui artefice è Ioana Felipe, studia appunto l'immagine del corpo e dell'anatomia attraverso la fotografia contemporanea, i film, i media digitali incorniciati da una serie di provocazioni. La politica della bellezza e dell'identità è stata da tempo discussa come parte di un'esplorazione di genere, razza e immagine di sé. Dunque la forma dei nostri volti, la consistenza dei nostri capelli, la carnagione della pelle evidenziano la nostra origine e sono l'essenza stessa della nostra identità. E da questo studio appunto trattato in questa mostra sorgono delle domande che ogni individuo nella società tende a porsi davanti a tematiche di questo genere. Possono i nostri sé collettivi nutrire la positività del corpo o l'espressione di sé? Accettiamo o rifiutiamo le idee incessanti e ripiegate di bellezza e di perfezione generate dai mass media e dai social media per il consumo di massa? Questo soprattutto si siede comodamente in una società culturalmente ricca e diversificata nella quale viviamo ad oggi? Questa è la seconda mostra nella serie Human Stories che incoraggia il discorso contemporaneo sulla vita moderna e sulla scala umana, impegnandosi con moderne comunità progressiste come fotografi, artisti, registi, scrittori e pensatori. È una mostra che esattamente mescola i temi della razza, dell'identità, dell'idealizzazione e oggettivazione di sé. Come abbiamo detto poco fa, l'intera mostra è incorniciata da una serie di provocazioni apparentemente sfuggenti e aneddotiche derivanti da narratori populisti di culto. Dunque possiamo appunto vedere delle immagini che erano presenti nella mostra. Ok, grazie Emanuela, scusate se siamo stati un po' lunghi, ma ahimè il liceo ci costringe a un lavoro un po' approfondito dal punto di vista accademico, ci scusiamo anche con i ragazzini e le ragazzine che magari hanno trovato un po' noiosa questa parte, ma questo è anche il lavoro dei grandi e quello che magari vi si chiederà quando arriverete al liceo. Grazie a tutti e a tutte. Bene, e allora io direi di proseguire con l'Istituto Ferraris di Ragusa e poi così chiudiamo con col CPA di Messina. Cercherò di essere brevissima, però devo fare complimenti a tutte le scuole che hanno presentato questi lavori. Ne avevamo avuto, sì, ancora ce n'è una, lo so, abbiamo avuto un ampio saggio nelle videoconferenze, però l'impatto emotivo della presentazione dei ragazzi in presenza è decisamente diverso. Presento un poco la nostra realtà, Istituto Superiore Ferraris di Ragusa. Ragusa, terra di accoglienza, probabilmente sentite parlare di noi del porto di Pozzallo, spesso degli sbarchi lungo le nostre coste, un'accoglienza non sempre semplice che si realizza tra luce e ombre.
Noi stessi abbiamo assistito nell'ultimo decennio alla trasformazione del tessuto economico-sociale della nostra città e della provincia. Chiaramente queste trasformazioni si ripercuotono nella nostra scuola, che è una scuola abbastanza complessa, accoglie più di 1500 alunni con tre indirizzi fondamentali: il liceo artistico, istituto professionale, enogastronomico, odontotecnico, manutenzione e assistenza tecnica e istituto tecnico tecnologico. Veramente impegnativo, diciamo. Questa complessità è caratterizzata anche dalla presenza consistente di alunni di origine non italiana. Lo sottolineava nell'incontro in videoconferenza il professore Annaci. Nella nostra realtà gli alunni sono, il 10% dei nostri alunni sono di origine non italiana. A ciò si aggiunge la metà degli alunni sono pendolari, cioè non sono residenti nella città, nel comune di Ragusa. Abbiamo quasi 50 alunni con diversa abilità. Insomma, io considero la mia scuola una cittadella in cui si incontrano molteplici realtà. Ho detto mia scuola, mi riprometto sempre di non dirlo, però evidentemente è viscerale. Ok, allora... Abbiamo fatto tanti lavori anche proprio relativamente alla specificità dei vari indirizzi della scuola. Chiaramente non li presenteremo tutti. Io ci tengo, sono orgogliosa. Vedete questo dipinto, è stato fatto da ragazze che sono qua presenti, dipinto fatto a matita, e ora magari ve lo illustreranno. Secondo me è un capolavoro, anche per i significati in ogni immagine contenuta in questa donna splendida. Abbiamo scelto spesso, grazie al progetto Incontri di Civiltà, la modalità della narrazione. Ho visto che l'abbiamo fatto in tanti. Vedo che i ragazzi rispondono molto bene, forse hanno bisogno di tempi più lunghi, di tempi più distesi, dove potersi raccontare, andando oltre il mondo frenetico delle chat e delle sms. Probabilmente trovano un luogo in cui ritrovarsi e potersi raccontare agli altri. Abbiamo fatto vari lavori, ve li abbiamo presentati alcuni, magari troveremo un modo per un luogo virtuale dove contenerli tutti. Abbiamo realizzato un PowerPoint seguito dalla collega di lettere sulle testimonianze arabe, quindi un po' un approccio storico-letterario, l'incontro tra la civiltà araba e la civiltà siciliana, l'impatto che ha avuto sulla nostra cultura, sulla nostra lingua e sulle tradizioni. Poi vi presenteremo un brevissimo video che è l'intervista a tre, in cui tre ragazze di nazionalità diversa affrontano le più disparate tematiche. Le saluto, abbiamo qua 10 dei nostri ragazzi, ma sono stati un centinaio a partecipare. Molti hanno collaborato dal punto di vista tecnico, perché le videoriprese, i montaggi, le musiche sono stati realizzati dai ragazzi, alcuni dei quali sono già usciti perché erano al quinto l'anno scorso. Abbiamo organizzato anche un seminario pomeridiano in cui delle donne si sono soffermate sul valore della vita, sul ruolo di essere, sul ruolo di donna e di madre, ed erano una ostetrica italiana e una mediatrice culturale di origine tunisina che è diventata madre qui da noi a Ragusa, e hanno raccontato proprio l'esperienza del diventare madre e il ruolo della famiglia e le tradizioni culturali attorno al mistero e al miracolo della nascita. Devo dire, ragazzi, sono stati presissimi da questo seminario.
Poi abbiamo realizzato un'intervista molto lunga con delle donne non italiane, hanno raccontato la loro esperienza di integrazione nella realtà ragusana. E poi per concludere, il nostro enogastronomico ovviamente si è cimentato nella realizzazione del couscous con le diverse fasi della preparazione del couscous e poi della pasta di mandorle. I biscotti di pasta di mandorle, abbiamo qualche immagine, ovviamente non vi possiamo mostrare tutto. Noi li abbiamo già mangiati a giugno, mi spiace, già andati. Io volevo chiamare Manila e Cindy, se ci illustrano questa immagine e poi brevemente chiudiamo, no perché insomma, ragazzi sono anche stanchi, l'intervista a tre. Prego. Salve. Allora, io ci tengo a dire che questo lavoro comunque è stato pensato e realizzato in tre. Quindi siamo stati io, Cindy e Lorenzo, che al momento sta facendo le foto. E abbiamo voluto, diciamo, impersonificare il mondo arabo, comunque la dominazione araba nel nostro territorio tramite appunto questa donna. E l'abbiamo voluta rappresentare anche in un modo regale, diciamo. Infatti abbiamo realizzato un diadema in fronte che appunto riprende anche i gioielli arabi. Infatti i filamenti dorati e anche la pietra che è appunto incastonata. E poi diciamo gli elementi siciliani del nostro territorio li abbiamo incassonati, diciamo, nel velo che la copre, e anche se diciamo molto pochi ma molto significativi, come appunto gli agrumi, l'architettura e i fiori di cotone eccetera. E inoltre c'è stato anche uno studio per quanto riguarda il volto, anche perché non è un volto, diciamo, di una donna sofferente, quindi repressa dalla società o comunque da un uomo, ma bensì un volto sereno e limpido, come appunto tutte le donne dovremmo avere. Dal punto di vista tecnico comunque è realizzato appunto a matita e con un chiaroscuro che appunto rende la tridimensionalità del volto stesso. Basta così, io penso di essere stata di quello di Palermo. Abbiamo preso l'architettura palermitana soprattutto. Allora, soprattutto abbiamo voluto prendere l'architettura palermitana, dato che è qui che soprattutto abbiamo la maggiore influenza all'interno della Sicilia, dato che gli arabi l'hanno scelta proprio come la loro città simbolo, che hanno voluto arricchire e soprattutto elevare, dargli importanza anche grazie all'architettura. Buongiorno, vuoi presentarti? Mi chiamo Angelico, ho quasi 16 anni e vengo dalla Russia e frequento l'enogastronomico. Sono Martina, ho 17 anni e vengo dall'alberghiero. Da che devo ripetere la pasticcera e sono italiano. Mi chiamo Mara, ho 16 anni, frequento terza valuta tecnica, sono di origine tunisina e di religione musulmana. Hai un soprannome? No. Sì, alcuni mi chiamano Maruma, altri Marmar e altri amo Dolore. Tre aggettivi per definirti. Timido, gentile e testardo. Allegra, affidabile e un po' timida. Timida, amichevole e un po' perversa. Cosa ti rende felice? Non ne ho idea. Le belle giornate. La mia famiglia. Come ti piace vestirti? Jeans e maglietta. In modo alternativo e comodo. Preferisco jeans e maglietta. Mi descrivi il luogo dove vivi? Ragusa. È un piccolo paesino bigotto di provincia. A Vittorio. In quale luogo vorresti vivere? In un'isola. Ma in mezzo alla natura, in un bosco, in una spiaggetta. In Tunisia. Credi in qualcosa o in qualcuno? Sì. Sì, credo in Dio. Sì, Dio è il profeta Maometto. Potrebbe esistere una sola religione? No. Sì, tutte unificate con principi un po' uniti. Cosa vorresti cambiare nella tua religione? Niente. Niente. Pensi di avere dei doveri? Sì. Li riconosci come tali? Sì. Sì, anche se possibilmente vostro non li rispetto.
Amore? È una cosa che non si può descrivere. Un sentimento troppo grande da descrivere a parole. Cioè, amore è un sentimento personale. Hai un fidanzato? Sì. C'è un'età per il sesso? Dipende. No? Dopo il matrimonio. Convivenza o matrimonio? Convivenza. Convivenza. Matrimonio. Ci parli della tua famiglia? Ci siamo io, mia mamma e il compagno di mia mamma. Siamo composte da me, mia madre, mia sorella e mia nonna, che è tutta mia, ci troviamo bene. È composta da te, io, mia mamma e mio padre. Il tuo essere donna è un limite o una risorsa? Un limite, una risorsa. Dipende da come usi. Il tuo futuro è nelle tue mani? Sì. Possibilmente ancora no in campo economico, però lo sarà. Sì. Cosa ne pensi dell'omosessualità? Sono favorevole. Sono d'accordo, ognuno deve amare chi vuole. Una scelta personale. Favorevole o contraria? Legalizzazione delle droghe leggere? Non lo so. Favorevole? Contraria. Fumo? Favorevole. Favorevole? Contraria. Pena di morte? Contraria. Favorevole? Contraria. Aborto? Dipende. No? Contraria. Piercing? Favorevole. Favorevole? Tatuaggi? Favorevole. Favorevole. Contraria. Quanta importanza dai da 1 a 10 all'amicizia? 9. 10. 10. Alla salute? 10. 9 e mezzo. 10. All'amore? 10. 9. 7. Al sesso? 7. 9. 7. Alla famiglia? 10. 10. 10. Ai soldi? 7. 8. 7. Alla fede? 7. 10. Ai viaggi? 10. 9. 10. A Facebook? 5. 6. 5. E alla scuola? 7. 9. 6. Un amico è quando? Quando hai un problema e ti può aiutare. È quando c'è sempre per te ed è felice se sei felice. È quando ti racconta tutto, condivide tutto con te. Se tu fossi il politico più potente al mondo, cosa faresti? Non lo so. Non vorrei essere un politico. Non mi piace la politica. Per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? Per la fame nel mondo. Per l'uguaglianza dei sessi. Non saprei. Cosa ti infastidisce di più al mondo? Posso. Il maltrattamento di animali, persone più deboli che non ti possono difendere. La tua cultura di provenienza ti condiziona? No. 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 Cosa chiederesti a Maram? Posso. Tu sei libera di amare chiunque. Sì, chiunque. Cosa chiederesti a Martina? Posso. Se tipo ti obbligano a fare una cosa ai tuoi genitori, tu la vorresti fare o no? No, non lo farei. E ad Angelica? Hai un fidanzato? Sì. Se i tuoi genitori ti obbligano a fare una cosa, tu la faresti oppure no? Sì, lo farei lo stesso. Fai una smorfia. Saluto a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Thank you.
vi volevano giusto salutare. Io volevo dire che questa è stata un'esperienza bella, anche perché ci ha unite, ci ha fatto conoscere. È stato un po' imbarazzante perché non sono mai stata davanti alla telecamera, penso nemmeno loro, però è stata davvero una bella esperienza, grazie a tutti. Buongiorno a tutti, come ha detto lei è stata un'esperienza bella, abbiamo conosciuto tipo loro che sono nuove, non conoscevo prima, e siamo diventate più amiche, più strette, e è un piacere che ci troviamo qua. Abbiamo passato tante esperienze bellissime, grazie a tutti. Io sono molto felice di essere qua e rifarei volentieri questa esperienza. Niente, io volevo ringraziare loro perché sono state bravissime, non sapevano le domande che avremmo posto loro. E quindi all'inizio, no professoressa, ma ci dica di che si tratterà, domande così a bruciapelo, così come nelle interviste triple, che sapete la modalità che usano molto le Iene. Quindi la loro, si vede un po' dalle immagini che erano a volte anche imbarazzate, però come notate poi alla fine su certi temi hanno risposto tutti allo stesso modo, il piercing, il tatuaggio, non ci sono confini, la famiglia, il valore della famiglia, abbiamo visto davvero che la diversità poi non esiste, nella scuola la diversità è la ricchezza, è l'arcobaleno delle esperienze, che loro tutti i giorni davvero, quando la preside all'inizio ha parlato di scuole di periferia, lo viviamo davvero nelle aule, lo viviamo e noi forse abbiamo più imbarazzo gli adulti a parlare di certi temi che non i ragazzi, per loro è naturale confrontarsi, vivere allo stesso modo, parlare la stessa lingua, anche se è una lingua straniera. Ci troviamo ragazzi che entrano dopo 15 giorni, vengono dai vari paesi, anche Romania, Albania, a parte che il Nord Africa, e dopo un po' si comprendono. L'altro giorno ho detto a un ragazzo che era tutor di un altro che non sapeva parlare, dico: ma come fate a comunicare? Professoressa, non ci sono problemi, io ho Google traduttore, lui non capisce, io glielo metto qua e lui già capisce. Ok, hai trovato il tuo modo per comunicare col ragazzo. Dopo un po' questo ragazzo, che era mi pare indiano, ha cominciato anche lui a esprimersi, cioè lui è stato un tramite, lui nordafricano, è stato un tramite per gli altri italiani, e poi hanno cominciato a insegnare al ragazzo le parole siciliane. Tutte e due stranieri, quindi parlavano in dialetto siciliano, cioè la multiculturalità, il travaso che c'è fra loro è davvero automatico, cioè magari noi facciamo i convegni eccetera, però certe barriere le dobbiamo superare noi, non loro. Per loro è molto spontaneo quello che è il dialogo tra giovani, che poi sono tutti uguali, poi magari uno terrà di più, ecco, la divinità si chiama in un modo piuttosto che un altro, oppure fra i ragazzi non esiste proprio la barriera, la frontiera, il muro, il confine, non ti guardo, non parlo con te perché sei di un altro paese. Questo tipo di remore forse ancora le dobbiamo superare noi adulti. Maram porta il velo con disinvoltura nella nostra scuola, è una delle poche, almeno in questi ultimi anni ce n'era in passato qualcun'altra, ma lei non ha alcuna imbarazzo e mi pare che abbiamo già superato questo tipo di impatto. Lei è spontanea, ha deciso di tenerlo, ma senza problemi, così come non si fanno problemi i suoi compagni di classe, è vero? No, non si fanno problemi. Ecco, quindi certe barriere sono solo degli adulti, secondo me, nell'esperienza che ho fatto di insegnante. Ok. Va bene, chiudiamo così, cediamo la parola agli altri colleghi. Grazie ancora, grazie Angela, perché so il lavoro che c'è stato dietro nel coordinare tutto questo. Questo è il momento dell'amore, non è il momento del lavoro. Bene, grazie veramente. Siamo passati dalla poesia, dalle fiabe, alle nuove tecnologie, in cucina, c'è tutto veramente. E in un crescendo rossiniano, siamo nell'anno delle celebrazioni del grande maestro, invito il CPA di Messina
Dulcis in fundo, veramente, con esperienze. Siamo qua con esperienze. Salve, siccome non voglio dilungarmi molto, ma desidero farvi vedere le performance dei miei ragazzi e anche ciò che hanno fatto i miei docenti, i miei perché sono appunto appartenenti a questa scuola e quindi quasi appartenenti anche a me, perché è un lavoro splendido. Ringrazio tutti, Angela in particolare, per l'opportunità data al CPA di Messina di partecipare a questa attività, perché è stato per noi un momento, come posso dire, di formazione per tutti noi, perché i loro racconti erano a volte, se posso dire, tristi, altre volte invece molto più gioiosi, e tutto ciò l'abbiamo espresso nel libretto che abbiamo, grazie anche a tutti voi, abbiamo potuto stampare e fare. Quindi sono i loro pensieri, ciò che loro hanno dentro, quello che abbiamo scritto, i loro disegni. Quindi per me, che dirigo questa istituzione scolastica, è stato veramente un qualcosa di nuovo, ma un'esperienza bellissima. Io entro nelle classi e vedo appunto tutti questi colori, questo incontro di veramente un incontro di civiltà, questo incontro di ragazzi differenti fra di loro, ma che vogliono veramente condividere un impegno, un obiettivo. Passo la parola a loro perché mi sembra che i tempi siano appunto stretti e desidero farvi vedere i nostri lavori. Grazie. Sì. Non c'è bisogno. Comunque loro hanno realizzato, è stato realizzato un videolibro con un canto finale. Non voglio togliere niente al lavoro, meglio guardare e ascoltare. Una cosa soltanto. Loro sono i ragazzi che stanno frequentando quest'anno. La fiaba è nata l'anno scorso, quindi con altri ragazzi che non sono qui con noi, perché la nostra è una scuola, così come la loro in realtà è di passaggio anche da noi, stanno soltanto pochi mesi, o siamo fortunati quando stanno un intero anno e poi vanno via. Perciò loro sono i frequentanti di quest'anno, speriamo che possano arrivare a giugno, ma comunque abbiamo lavorato molto bene per concludere quello che avevamo cominciato l'anno scorso. Ci raccontiamo. Questo è il nostro lavoro, ma soprattutto la nostra esperienza. Per fare questo abbiamo preferito narrare non una fiaba, ma la nostra fiaba. Sulla scia delle parole si alternano i diversi contributi che ognuno di noi ha donato, semplicemente per essere ancora se stessi. Quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, l'idea è stata quella di ispirarci alle fiabe, le mille e una notte. Abbiamo pensato a Shahrazad, donna bella, intelligente e coraggiosa, con abilità, astuzia e fascino della parola, salva se stessa e ben più di mille e una fanciulla. Il sovrano Shahigar ascolta i suoi racconti e prova immenso amore e desiderio di serenità. Tutte le fiabe cominciano così. C'era una volta, ma nel nostro racconto ci siamo accorti di non poter parlare al passato. Abbiamo discusso, ascoltato le testimonianze di tanti di noi, elaborato confronti, a volte anche litigato, sorriso e pianto. Il mondo è lacerato da gravissime forme di violenza. Bambine, ragazze, donne vengono rapite,
vendute, stuprate, forzate alla prostituzione, incendiate, sfigurate con accesi per vendetta e costrette dai genitori a sposare uomini che non amano. Ci siamo dunque convinti che spesso si tratta di violenze gratuite, dettate probabilmente da ignoranza, miseria, misoginia, sadismo. Alla fine abbiamo deciso di dare voce alle tante donne che non possono più parlare, e con la scrittura, ma anche con disegni, canti, immagini, è nata la nostra fiaba. Una fiaba moderna di oggi che ha poco di fiaba, ma che preferiamo chiamare così, perché ancora non si è conclusa e speriamo possa finire alla maniera classica e vissero felici e contenti. E se fosse una fiaba? Viveva in un paese non tanto lontano una modesta e onesta famiglia. Padre, madre e due figli erano felici. Si amavano e si rispettavano. I figli Ahmed e Fatma crescevano sereni, circondati da tanto affetto. Andavano a scuola, studiavano e osservavano la loro religione. Il papà e la mamma, con il loro lavoro, cercavano di non fare mancare nulla ai figli. Fatma cresceva in bellezza e un bel giorno bussò alla sua porta un uomo gentile, un uomo con un lavoro, conosciuto in paese come onesto e educato. Fatma se ne innamorò e accettò di sposarlo. Gli occhi della giovane erano ridenti. Fu una grande festa per tutta la famiglia. L'uomo la guardava con amore e rispetto. Dopo qualche tempo, però, Ahmed perse il lavoro e propose a Fatma di trasferirsi in Italia, a Messina. È una bella città, con tanto sole e mare, e gli amici gli hanno trovato un lavoro. Ahmed è triste e pensieroso. Fatma soffre all'idea di trasferirsi tanto lontano dai genitori, ma pur di non lasciare solo il suo uomo, decide di seguirlo a Messina. Nel suo cuore e nella sua mente restano il ricordo e l'amore per il suo paese e la sua gente. Il distacco è doloroso. L'immensità del mare e la lontananza la spaventano. Ma ben presto Ahmed e Fatma sono allietati dalla nascita di una splendida bambina. Mentre Ahmed lavora, Fatma si prende cura della casa e della bambina. Sono sereni
e trovano anche il tempo per frequentare alcune famiglie di connazionali e trascorrere qualche ora in allegria. Arriva anche una seconda bambina. Qualche preoccupazione in più. Il lavoro comincia a scarseggiare. Ahmed diventa nervoso, alza la voce, rimpiange il suo paese. Talvolta si ubriaca. Fatma giustifica Ahmed. È stanco e preoccupato. Arriva una terza bambina. Le cose cambiano precipitosamente. Ahmed non va al lavoro. Trascura e maltratta la famiglia. Fatma si sente in colpa. Merita di essere maltrattata e bastonata. Non riesce a dare a suo marito il figlio maschio che desidera. Aspetta infatti la quarta femminuccia. Ahmed viene licenziato. Il suo comportamento non piace più ai vicini, che sentono spesso la donna e le bambine piangere. Un bel giorno, però, la vita di Fatma cambia. Una nuova luce si accende nel suo cuore triste. Si sente ancora utile, capace di fare qualcosa per il marito e le figlie. Utilizza la sua cultura e la sua intelligenza. Diventa mediatrice linguistica. Comincia una nuova vita. Comunica ai genitori che ha un suo lavoro. È raggiante. Accoglie i ragazzi che arrivano sui barconi al porto. Tutti l'apprezzano per la sua gentilezza, per il conforto che è capace di dare ai tanti giovani spauriti, appena sbarcati. È un lavoro duro, ma con quello che guadagna mantiene la famiglia. Ahmed è geloso, invidioso e violento. È sempre più convinto di voler tornare al paese. Fatma pensa alle sue figlie. Sogna un futuro di emancipazione. Trova il coraggio di denunciare il marito per maltrattamenti. Ma poi se ne pente e ritira la denuncia. Non sa ancora che la morte l'aspetta dietro l'angolo. È mezzanotte. Fatma ha passato una giornata al lavoro, tra giovani in fin di vita, stremati, impauriti. Si è fatto tardi, ma sta facendo il suo dovere con il sorriso sulle labbra, traducendo dall'arabo, confortando, incoraggiando. Ogni tanto telefona a marito per sapere se tutto va bene. Sente che l'uomo è nervoso e cerca di tranquillizzarlo. Presto sarà
a casa, penserà a tutto lì. Ahmed l'aspetta, l'accoglie. Ancora una volta, non con un sorriso, una carezza e un piatto caldo per ringraziarla dei sacrifici fatti, ma con i piedi di un tavolino, pronto a bastonarla, a ucciderla con due colpi fatali alla testa. Le figlie dormono, sono abituate a sentire il padre gridare, a vederlo bastonare la madre. Un lenzuolo copre Fatma per sempre, ma il suo sorriso, le sue parole, il suo coraggio non potranno essere cancellati. Restano le lacrime di parenti e amici e la rabbia di chi non accetta tanta violenza. E se fosse una fiaba? Per il canto, le lacrime si trasformano in stelle. Il vento sfoglia indietro il libro della vita. È mezzanotte. Dopo una lunga giornata di lavoro, Fatma ritorna a casa. Ahmed l'aspetta premuroso. È felice. Ha una bella notizia. Ha trovato un lavoro. La cena è pronta. Fiori profumati rallegrano la tavola. Le bambine dormono tranquille. Un bacio sulla fronte e vissero felici e contenti.
Teaches others how to. In Jaipur she gives.
Ai nostri alunni e ai nostri studenti che ci hanno dato veramente questi momenti meravigliosi di intensità, quasi ci fanno piangere. E devo dire che questi momenti sono stati veramente condivisi da tutti i ragazzi. Io vorrei farveli conoscere, venite tutti, Sosa, Marianne, le nostre vocine narranti, vieni. Eccoli qua, gli altri. Cantante però con qualche difficoltà di movimento per ora, perché non sta da bene. Il nostro maschio cantante. I disegni sono loro. Sì, i disegni li ha fatti lui. I disegni sono stati fatti dal ragazzo del punto di erogazione di Milazzo, mentre loro sono a Messina, punto di erogazione Battisti Foscolo e Verona Trento, perché noi siamo su tutta la provincia, quindi un po' diciamo che... aspetta, non mi ricordo il nome. Suleiman voleva cantarvi una canzone, vi fa piacere sentirlo? Vieni, dai! L'ha scritta lui, è una canzone con tre lingue, vero Suleiman? Tre lingue, ce l'ha fatta sentire ieri e vorremmo un attimo, se vi fa piacere, farvela ascoltare. Dai! Se c'è la base, non... La base, sì. La professoressa non... Senza base. Ok. Andiamo. Possiamo battere le mani se vuoi, ok? Sempre pensando a te, alle ville io la buca a te, la vita senza di te. I tell you not like baby girl, you the air that I breathe, you the reason why I live. Never ever be lonely, I am made for you girl and I will never let you go. The Italian girl, ti amo befau. The Italian girl, dum la musa bangade. Bravo! 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 Grazie, grazie per questi momenti. Grazie per questi momenti, lui è felice perché aveva scritto questa canzone per tutti voi e voleva che voi l'ascoltaste. Grazie per questo momento, grazie. Bene. Devo dire che questo è stato veramente l'epilogo e la giusta sintesi un po' di tutti i motivi conduttori del nostro progetto. Non a caso lo abbiamo posto in conclusione perché abbiamo ritenuto che fosse veramente la summa di tutto. Non ci sono poi altri commenti da fare. Mentre invito Mariella Pasinati, che è la presidente dell'UDI Palermo, che ha accompagnato questo progetto e questo percorso, vorrei invitare l'assessore Marano a darci un saluto, così poi con Mariella traiamo le conclusioni del percorso e poi ci rechiamo a pranzo. Lo abbiamo fatto spostare di mezz'ora, per cui è tutto salvo, tranquilli. Allora, io innanzitutto mi scuso di non aver potuto partecipare dall'inizio di questi lavori e quindi di non avere potuto conoscere anche un'altra parte della progettazione. Ok, bene, così non sto, grazie.
e mi dispiace tanto, ma un altro impegno diciamo anche molto interessante e decisivo in questo momento, visto che questa è una settimana particolare. Lunedì era stata lunedì 20 la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e giorno 25 sabato sarà la giornata internazionale della violenza maschile sulle donne. Io penso che questo debba in qualche modo, diciamo, essere il contesto di riferimento su cui si muove diciamo anche una serie di iniziative che ci sono in questa settimana. Io mi scuso, devo dire però che sono rimasta veramente coinvolta dai lavori a cui ho potuto invece assistere. Mi complimento in maniera particolare con il CPA di Messina, perché c'è un motivo, non me ne voglia male nessuno, c'è il fatto che Palermo è capitale italiana della cultura per il 2018, perché è una città che si è contraddistinta in questi ultimi anni come città dell'accoglienza. Tutto quello che si riferisce all'integrazione culturale quindi ci vede particolarmente attenti, particolarmente impegnati. E quindi devo dire che la fiaba che ha concluso l'esposizione dei lavori mi è, come dire, entrata dentro, evoca dei temi importantissimi, evoca augurandoci tutti che la fine vera della fiaba sia l'ultima, evoca il tema della violenza maschile sulle donne in maniera assolutamente efficace. E io voglio ringraziare tutti, innanzitutto la dottoressa Altamonte, che rappresenta e dirige l'unità scolastica regionale, l'Udi, che ha, come dire, da questo punto di vista un'attenzione particolare, che nel nostro territorio è un presidio, diciamo, di iniziative culturali importantissime sul fronte della differenza, della cultura della differenza di genere e di tant'altro, e poi anche la nostra autorevolissima dirigente scolastica del territorio di Palermo, che ha anche un ruolo di rappresentanza per me, diciamo, da interlocutrice, e quindi solo due osservazioni sulla questione dell'incontro di civiltà. Dopo aver ricordato queste due, noi abbiamo in questo momento queste due date così celebrative, così simboliche, c'è un grande lavoro da fare sull'intercultura, multicultura che sia, e penso che bisogna centrarlo su alcuni aspetti che riguardano la scuola. La scuola è già nella nostra città laboratorio di cittadinanza, se no non avremmo potuto essere città dell'accoglienza. Lo fa tra mille sforzi, tra mille problemi, ma lo fa ed è riuscita a farla, perché se tantissimi istituti scolastici riescono ad essere un laboratorio attivo di cittadinanza è perché generosamente, e il grazie dell'amministrazione comunale va da questo punto di vista a tutti i docenti, i dirigenti scolastici e anche il personale non docente che collabora e che riesce a produrre lavori come quelli a cui oggi abbiamo assistito, e ogni giorno nella quotidianità comunque garantisce il diritto di cittadinanza. E voglio richiamare il fatto che proprio dal mondo della scuola nasce una sollecitazione importantissima, perché quello che si riconosce in termini di diritto allo studio dentro la scuola e nell'attività quotidiana oggi però trova ancora barriere e ostacoli nell'assetto legislativo del nostro paese. E riconosco e dico un grazie a tutti quei docenti che si sono mobilitati in queste settimane, perché lo Ius Soli o cultura che sia possa diventare nel corso delle prossime settimane invece finalmente uno strumento che riconosce diritti di cittadinanza a chi cresce, perché non solo per chi nasce, chi cresce in questo paese non è cittadino straniero ma deve essere cittadina o cittadino italiano. Io penso che su questo
e riconoscendo che dal mondo della scuola sono pervenute tante sollecitazioni e tanto impegno quotidiano, speriamo e sia d'auspicio che nel corso dei prossimi giorni si possa ottenere anche, diciamo, l'abbattimento di questa barriera che invece, come dire, permane nonostante lo sforzo quotidiano che venga ogni giorno fatto. E per ultima la questione invece che riguarda sabato e la violenza. Noi siamo convinti che da questo debba venire dal territorio uno sforzo per produrre sempre di più reti che lavorino insieme, che sorreggano il lavoro che viene già fatto nel territorio, ma che possano produrre uno sforzo ancora di più, che apra ancora di più le scuole e soprattutto contamini il territorio nella promozione della cultura contro ogni tipo di violenza, che possa, diciamo, nella possibilità di riconoscere nella pratica interculturale o multiculturale che sia, in cui già la scuola si cimenta ogni giorno, un percorso educativo che possa far vincere qualunque tipo di violenza o di, diciamo, prototipo che agevoli e che nutra da questo versante quelle forme di, che noi tutte riconosciamo purtroppo, di prevalenza del modello maschile, quella forma di purtroppo che si esercita nella relazione, non solo tra uomo e donna, ma prevalentemente ancora tra uomo e donna. Vengo dall'iniziativa dove abbiamo dovuto oggi ospitare una vittima di violenza straordinaria, che è la donna medico, Serafina Strano, che è stata vittima di stupro mentre lavorava in una guardia medica di Trecastagni sull'Etna. C'è ancora da parte maschile quella, diciamo, sopraffazione che vede colpire più le donne che gli uomini, perché non è un caso che si agisca lo stupro su una professionista, su una donna medico, e non sugli uomini, su cui probabilmente si giocano forme assolutamente differenti, seppur di aggressività. Si scaricano quindi ancora una volta diciamo atti di violenza che poi sono assolutamente, come dire, non solo diciamo che devono essere naturalmente condannati collettivamente. Abbiamo bisogno che venga promossa una cultura della non violenza e del dialogo, della possibilità di riconoscersi nelle differenze, riguardi l'integrazione culturale come riguarda la capacità di riconoscersi tra sessi diversi. Io penso con questo di invitare la responsabile di questo progetto a poter dare, la coordinatrice di questo progetto, a poter dare insieme al Comune di Palermo un'alta possibilità di vetrina, di conoscenza del lavoro che è stato fatto attraverso questo progetto Incontro di Civiltà. Sarei molto orgogliosa di poterlo fare dentro le attività che l'assessorato alla scuola e alla realtà dell'infanzia promuoverà per Palermo, capitale italiana della cultura. Grazie ancora, buon lavoro e grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che si sono veramente cimentati con grande passione. Grazie a nome di tutte le scuole che si sono impegnate. Sarà, ecco sì, una bella occasione anche di divulgazione, abbiamo proprio parlato di diffusione di buone prassi. Volevo salutare a nome di tutti quanti la nostra direttora e anticipo allora il saluto che avrei fatto al termine, ma è stata con noi tutta la mattina e devo dire che dobbiamo soltanto essere le grati e siamo orgogliosi, evidentemente ne è valsa la pena, e volevo salutarla e renderle una grazie. Grazie.
Seconda. Io sono stata molto bene stamattina, è stata una mattinata per me importante. Faccio veramente, questa volta in veste istituzionale, come direbbe Angela, faccio veramente le mie congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi, devo dire ai docenti, alle docenti, alle dirigenti e dirigenti, insomma ci siamo capiti, a tutti e a tutte. Devo dire che mi è piaciuto anche il modo in cui i lavori sono stati messi in ordine, perché questo ordine aveva una sua logica. Noi siamo passati da momenti puerili, posso dire, ma felicemente puerili, a momenti di alta cultura, a momenti di vera e propria poesia, e questo percorso ci ha condotto alla fine a quello che è l'essenza del problema, a quello per cui noi siamo qui e che ci è stato rappresentato con altrettanta poesia, ma con forte e toccante realismo, guarda un po' dal CPA di Messina. Questo per dimostrare quanto i contesti, i tipi di scuola, i tipi di utenza influiscano nella visione e rappresentazione delle cose, dei problemi o anche delle bellezze. Ecco, essere riusciti a mettere insieme tutti questi punti di vista, io considero essere stato il pregio fondamentale di questo progetto. Complimenti a tutti, adesso ascolterete la Pasinati e poi buon pranzo, arrivederci. Grazie direttore. Allora, non spaventatevi, perché non parlerò. Non parlerò soltanto due cose e tantomeno vorrei fare una conclusione, Angela, è giusto, perché in realtà questa esperienza molto bella, pensiamo che sia e debba essere l'inizio, non la fine. È una fase che oggi ci ha visto tutti insieme qui per, speriamo, verificare solo un momento di un percorso che deve essere necessariamente più lungo, è un percorso che ci deve vedere sicuramente impegnate e impegnati in maniera molto più consistente, però questo inizio mi sembra che sia stato un ottimo inizio davvero, e quindi vabbè, non ringrazio anch'io moltissimo tutte voi e tutti voi che avete partecipato e che avete fatto vivere di fatto questo progetto, e quindi per regalare a mia volta a voi qualcosa non vi dirò nulla, tranne che chiudere veramente con una sollecitazione visiva, come mi capita sempre dal momento che di quello mi occupo io, di arti visive. Mi sembrava carino, interessante chiudere con ne avevo selezionate diverse artiste che hanno lavorato a cavallo di due culture, artiste solitamente di cultura medio orientale, orientale o dell'Africa, e che hanno lavorato a cavallo con la cultura occidentale. Ma per chiudere davvero con un sorriso, vi voglio fare vedere un lavoro di una giovanissima ragazza tunisina che è nata in Tunisia ed è venuta però in Italia, a vivere in Italia quando aveva soltanto 8 anni. Adesso Takua Benouhamed ha 25 o 26 anni, quindi ha fatto il grosso delle sue scuole in Italia, è una italiana tunisina, è una giovane cresciuta a Roma,
e che ha sempre utilizzato fin da piccolissima la capacità di operare graficamente il mezzo visivo come strumento di comunicazione. L'arte ha questa grandissima qualità in più di poter dire molto di più rispetto a quello che si possa fare con la parola politica, per esempio, e farci andare e farci cogliere molto più in profondità le cose. Takua è una giovane donna e ha raccontato con straordinaria chiarezza, a partire dalla sua vita, dalla sua esperienza di essere una giovane cresciuta fra due culture, chi sono? Si chiede Takua. Ed è una giovane che ha scelto consapevolmente, pur non essendo di famiglia religiosa, ha scelto per propria scelta spirituale, possiamo dire, di adottare il velo. E allora avevo scelto una serie di artiste che giocano tutte intorno al velo, che tutte hanno scelto di portarlo, per mettere a fuoco un altro fatto importante, come degli elementi così significativi siano oggetto di molte volte di stereotipi straordinari che ci fanno perdere il senso di ciò che le cose effettivamente sono. Lei sceglie di indossare il velo e questo comporta dei conflitti, li mette in scena in maniera divertente, anche ironica. Mi sono sempre chiesta chi sono, mi dicono sempre che appartengo a due mondi, a due culture, però ogni volta che vado in Tunisia mi dicono sei italiana e quando sono in Italia mi dicono sei tunisina. Problema non indifferente, appunto, degli stereotipi reciproci. Se vuoi essere una, rinuncia all'altra, ma io non voglio rinunciare a nessuna delle due. Ti devi integrare, dicono. Integrarmi in una oppure nell'altra? Pessima parola integrazione, in realtà, che presuppone chi deve essere integrato dove. Quando tutti hanno già deciso chi sono, io ho scelto il beneficio del dubbio. Mi sembra di potermi sempre arricchire da entrambe le culture. È qualcosa in più, qualcosa in più là, qualcosa in più qua, qualcosa in più là, avrò sempre una ricchezza culturale in più. Quindi leggiamola ovviamente anche in questa chiave. Oppure il pregiudizio, reciproco molto spesso. Ma che guarda questa, è da un'ora che mi fissa senza distogliere lo sguardo, sicuramente mi guarda perché porto il velo. Ecco, lo sapevo, sarà una delle tante razziste che odiano il velo. Un nuovo attentato terroristico in televisione, uffa, mi fissa ancora. Sei splendida, che occhi meravigliosi, grazie, spiazzata. Oppure, ma guarda questa com'è vestita, con quel coso in testa, stracciona, povere donne senza libertà, ma guarda questa com'è conciata, con quel seno di fuori e quella minigonna, povere donne, non c'è più pudore, ma guarda questa svergognata con quei tacchi alti 3 chilometri e quei pantaloni troppo attillati, non c'è più religione, ma guarda questa tipa come conciata e così via, un look antiquato. Pregiudizi reciproci che ci paralizzano, ci rendono incapaci di vedere l'altra, oppure le domande più assurde sul velo, ma ce li hai i capelli? No, guarda, sono pelata. Ma per caso sei pelata? No. Ma porti il velo perché non ti lavi i capelli? Come, scusa? Ma dormi con il velo? Seriamente chiedi? Ma per caso ti fai la doccia con il velo? Oppure, ma vieni dalla Musulmania? No, vengo da Marte. Ma anche davanti a tuo marito devi portare il velo? Ma se ti togli il velo, tuo padre che ti fa? Ma quando lo porti anche quando stai a casa, ma quando vai al mare come fai? Ora vi faccio vedere come fa. Ma lo devi portare sempre, sempre, sempre? Ma io non ce la farei, no, non ce la farei. E chi te l'ha chiesto? A partire dalla sua esperienza. No, forse quella del non l'ho portata.
non ho portata quella che vi volevo fare vedere. Ah no, sì, è qua forse. Ed è abbronzatissima. Prima di uscire di casa, dopo essere uscita di casa. Ovviamente ci sono dei limiti nel dover portare il velo, però li guarda con ironia. La donna è una guerriera dei diritti, della libertà, dell'uguaglianza per tutte le donne del mondo, contro ogni forma di violenza e così via. Istruita per non essere ignorante, combattiva per non essere calpestata, cosciente per non subire ingiustizia. Parole sante. Sì, sono una donna e no, non sono sottomessa a nessuno. Allora, l'augurio per tutte noi, che le ragazze sappiano sempre diventare più consapevoli, più forti, abbiano sempre maggiore senso di sé e che i ragazzi siano capaci di accettare la libertà dell'altra e di prendere le misure sul fatto che non sono l'unico soggetto a questo mondo. Angela, io ti passerei di nuovo per le vere conclusioni. Grazie. Sì, stavo perfetto, sì. Questo materiale, così come il materiale delle scuole, adesso il nostro mago avrà il compito di realizzare, no, realizzeremo, vediamo, o se riusciamo a realizzare una piccola, un Padlet, ovvero veicoliamo questo materiale tra le scuole, sicuramente in un DVD, però dovreste mandarci allora tutto il materiale che desiderate faccia parte di questo lavoro, lo possiamo sintetizzare in un DVD che peraltro teniamo anche poi come documentazione, come atti di questo progetto. E io direi che la conclusione più giusta è veramente la sintesi in questo momento, il saluto di cuore e il ringraziamento che porgo a tutti quanti e per salutarci e per avere anche un segno tangibile di questa nostra esperienza che non finisce qua, perché il gruppo WhatsApp non lo chiudiamo, ecco, di solito si chiude in concomitanza della fine di un percorso, questa volta lo lasceremo aperto perché aperte sono le nostre proposizioni. Desidero. Esattamente. E nel frattempo vorrei invitare qua le colleghe, le dirigenti delle, non andare via Mariella, stai qua, delle scuole che hanno collaborato a questo progetto. E allora Giovanna Messina, e consegniamo una targa in ricordo del nostro progetto. E attestati, se ve ne fossero altri necessari, li ristampiamo. È uno dei cartelli che sono qui esposti. E la preside Rosanna Cucchiara. Grazie. Venite tutte qua e facciamo una foto di gruppo. Giovanna, vieni. No, vieni con la targa. La preside Giovanna Piccitto, eccoci, e chiedo a nome dell'Istituto Garibaldi di Real Monte chi viene a ritirare la professoressa. Non c'è, non la vedo. Sì, è qua. Ah, eccola. E brava, un ringraziamento, è un ringraziamento particolare anche a Ludi, sì, gli attestati li diamo alla... venga professoressa, venga a fare le foto con noi, lo diamo a Mariella a nome della Biblioteca delle Donne, quindi stai con noi, grazie, con l'augurio di continuare e di ritrovarci presto. Grazie a tutti voi.